Se No, bisogna no, andare in no, ciacche. conta poco. No, no. Diamo inizio, qui posso togliere queste sedie comunque libere. Diamo inizio alla conferenza, all'attesa conferenza di Don Francesco. Don Francesco non ha bisogno di grandi presentazioni, superiore dell'Istituto Materboni Consili e direttore di un periodico che si chiama Sodalizio, che da tantissimi anni è insomma, molto diffusamente letto in Italia, il cui nome non è scollegato dalle vicende che senti, come poi molti di voi probabilmente già sapranno, non è scollegato dalle vicende che sentirete narrare oggi. A proposito di questo monsignore, del quale pochi giorni or sono, ieri o ieri l'altro, a seconda delle biografie che si leggono, Don Francesco ci dirà, ricorreva l'anniversario, il 70° anniversario della morte, 80° sì, anniversario della morte naturalmente. Io ricordo che tanti anni fa, più di 20, leggiucchiando un libro sulla questione romana, su Monsignor Gasparri, un libro degli anni 70 di nessun valore, ma pieno di biografie, pieno di fonti, di notizie sulle questioni dei patti lateranensi, eccetera, e sulla vita di questo Monsignor Gasparri, un storico che poi ha avuto un barlume di fama, passando a volo d'uccello sulla figura di Benigni, lo definì il genio malefico di San Pio X. Ovviamente non diceva San, diceva Pio X. Fu la prima volta che ne sentì parlare e disse: ma chissà com'è simpatico questo Monsignor Benigni. Dopodiché non ne ho mai più sentito parlare, non ho mai più visto, se non tanti anni dopo, quando ho avuto la fortuna di conoscere Don Francesco, Don Ugo e Sodalizium, mi sono reso conto che questo Monsignor Benigni doveva, era davvero simpatico, e poi simpatico ovviamente è riduttivo, qui si parla di cose di importanza ovviamente ben maggiore e ben superiore. E dopo tanti anni, la prima conferenza che mi capita di sentire sull'argomento, penso che anche per voi sia una cosa sicuramente non comune, e di conseguenza diamo la parola a Don Francesco. Per voi, se ci saranno domande, che immagino non mancheranno, questo ovviamente alla fine, la parola a Don Francesco. Sul tema. Sul tema. Allora, cominciamo con una preghiera. Pater nostra qui es in cieli, santificetur nomen tu, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amaro. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Per Monsignor Benigni, Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua lucet Dei, escat in pace, Amen. Sante Pie Decime, ora pro nobis. Solo una parola prima che Don Francesco inizi, ricordo agli intervenuti che non lo sappiano o che non abbiano letto con attenzione l'invito che domattina alle ore 11 nell'oratorio dell'Istituto Materboni Consili, che è a due passi da qui in via Pietro della Valle, ci sarà la messa domenicale delle 11, messa in latino naturalmente, ma non soltanto come lingua, anche come rito evidentemente quello originale e autentico, e nell'occasione in particolar modo celebrata in suffragio appunto di Monsignor Benigni, quindi la messa domattina alle 11 in via Pietro della Valle, per chi non c'è mai venuto comunque a due passi da Piazza Adriana, insomma E qui, Castel. qui, e di Castel Sant'Angelo. Ringrazio Ortensi e tutti voi che siete venuti, vi siete presi la briga di venire fin qui. Ne sono molto lieto, non per me, ma per la memoria e la figura di Monsignor Benigni, e spero che qualcuno, a partire da oggi, prenderà la decisione magari di studiare meglio la sua vita, i suoi scritti, la sua azione, il suo pensiero, perché a nostro parere, a mio parere, è tuttora di grande attualità. Quest'anno sono due gli anniversari che riguardano appunto questa questione, che cadono nel 2014,
il centenario della morte di San Pio X, quindi nell'agosto del 1914, e vent'anni dopo, quindi il 27 febbraio 1934, entrambi gli avvenimenti qui a Roma, gli 80 anni dalla morte di Monsignor Benigni, Umberto Benigni. Due figure, quella di San Pio X e quella di Monsignor Benigni, strettamente legate. Furono legate nella vita da un vincolo di affetto, di stima reciproca, e da una medesima missione, quella di combattere per la Chiesa e quindi per il suo capo che è Gesù Cristo, e di combattere in particolar modo poi quel nemico che l'eresia del XX e bisogna dire ormai anche del XXI secolo, ovvero sia il modernismo. Le eresie, come tutti gli errori, tutti i mali, non si combattono solo con le parole, si combattono con le azioni. Monsignor Benigni fu uomo di dottrina, ma fu anche innanzitutto uomo di azione. E gli errori non si combattono solo nella teoria, ma anche nella pratica, nelle persone che li incarnano, per cui non esitò sia San Pio X che Monsignor Benigni, non esitarono a colpire le persone che diffondevano questa eresia, che tuttora purtroppo è sempre più diffusa, affinché, con la speranza appunto che facessero il meno male possibile. Ma chi era Monsignor Benigni? Per l'appunto Ortensi, presentandolo, ha detto la prima cosa che ho detto di lui: il genio malefico di San Pio X, anzi di Pio X. Non ho detto, non ho detto chi era l'autore di questo pessimo scritto, che era Giovanni Spadolini. Spadolini, vabbè. E comunque, anche quando Monsignor Benigni era vivo, non godeva di miglior fama, in quanto nelle loro lettere private e personali che i modernisti ci scambiavano, il nomignolo col quale lo chiamavano era Monsignor Maligni, non Benigni, perché lo consideravano fonte di tutti i mali e di tutti i guai che essi dovevano subire. Ora, naturalmente, quando il nemico ti detesta in questa maniera è buon segno, vuol dire che la tua azione contro il nemico è efficace, che il nemico ti teme, che sa che effettivamente sei un pericolo per lui. E di nemici Monsignor Benigni ne ebbe tanti, però per procedere con ordine cerco di dare, prima di tutto per chi lo conosce poco, una breve idea di come possiamo dividere la sua vita. Innanzitutto come fonti, per chi desidera quindi le fonti principali sul nostro personaggio, bisogna dire che è triste la constatazione che a tanti anni ormai dalla sua morte le due opere principali per conoscere il pensiero e l'azione di Monsignor Benigni sono scritte in francese da un francese, quindi da Émile Poulain. Émile Poulain è tutt'altro che un simpatizzante del cattolicesimo integrale, anzi nella sua gioventù partecipò all'avventura dei preti operai, ma è uno studioso che ha una qualità rara, quella della obiettività, e un'altra qualità che è quella della serietà delle fonti, ed ha anche un'ammirevole capacità di saper distinguere anche le sfumature nel pensiero delle persone che lui studia, ha studiato sia i modernisti sia i nemici dei modernisti, quindi i cattolici integrali, presentandoli così come erano effettivamente, senza confondere casi che possono sembrare anche simili. E questo è particolarmente notevole in un autore francese, che poi vede in genere gli scrittori francesi sono molto ferrati per quel che riguarda la storia patria, ma poco considerano
o poco capiscono di quello che riguarda invece la storia delle altre nazioni, fossero anche loro vicine come l'Italia. Invece bisogna dire che Émile Poulain, per la verità, ha una conoscenza della storia italiana e del movimento cattolico italiano veramente profonda. I due testi di riferimento, per chi conosce il francese naturalmente, per conoscere quindi l'azione e il pensiero di Monsignor Benigni, sono stati pubblicati entrambi da Émile Poulain, il primo nel 1969 e il secondo nel 1977. Quindi il primo si intitola Antégrisme et catholicisme intégral, integrismo e cattolicesimo integrale. Una ripetizione che non è inutile, perché integrismo è spregiativo ed è il termine che ancora oggi in Francia i modernisti e i progressisti utilizzano per insultare, come negli anni 70-80 diceva fascista, no? Per insultare chi non è della loro idea, è un integrista. Bene. E poi cattolicesimo integrale invece è il termine corretto, quello che essi stessi si davano, il che significava integralmente cattolici. Questo primo libro pubblica con commenti abbondanti, senza i quali i testi sarebbero incomprensibili per i più, i documenti scoperti durante la Prima Guerra Mondiale in Belgio, che erano documenti cifrati, personali, quindi segreti, se così possiamo dire, del Sodalizium Pianum, il che ha permesso naturalmente, pubblicandoli finalmente, perché fino a quel momento tutti ne parlavano, ma nessuno li aveva letti se non pochissime persone, questi documenti, appunto, fino a quel momento sconosciuti ai più, permettono di conoscere questa associazione, questo sodalizio fondato da Monsignor Benigni, se così possiamo dire, dal di dentro, cioè da documenti interni, evidentemente. Per tanti anni, praticamente la fonte principale, se non unica, di conoscenza ormai, da quando furono pubblicati nel 69, furono quei documenti lì, oltre alla pubblicazione della rivista di Monsignor Benigni, o meglio della, più che rivista, era una agenzia stampa, la Corrispondenza Romana, che fu pubblicata sempre a cura da Émile Poulain per le edizioni Feltrinelli, e però è praticamente introvabile. Io mi sono fatto le microfiche e quindi ce li ho, in questo modo molto scomodo di leggerli, se no su internet si può trovare. Alcuni dei numeri della Corrispondenza Romana si trovano in un sito di una biblioteca francese, quindi chi li ha fotografati e messi nel web, quindi qualcosa si può trovare. Questa documentazione è veramente interessantissima, è uno spaccato per poter capire dall'interno la storia della Chiesa e la lotta contro i modernisti durante il pontificato di San Pio X. Però questi documenti vanno fino allo scioglimento del Sodalizio Pianum, quindi fino al 1921. Essi però non ci danno tutto l'aspetto della questione, perché riguardano l'attività di Monsignor Benigni così come giungeva a un settore periferico della sua attività in Belgio, perché questi documenti furono sequestrati durante la Prima Guerra Mondiale a un avvocato belga dalle autorità militari tedesche, alle quali era stato fatto credere che Monsignor Benigni e questo avvocato belga erano delle spie del nemico, e chi gliel'ha fatto credere erano dei preti, che quindi mettendo a rischio la vita di queste persone, perché una spia in guerra viene fucilata, hanno fatto questo colpo gobbo, è il caso di dire, per impossessarsi dei documenti di Monsignor Benigni e squalificarlo. E ci riuscirono, perché fu in seguito al sequestro di questi documenti che si giunse allo scioglimento del Sodalizio Pianum nel 21, qualche anno dopo dunque. Un altro testo, lascio da parte per un attimo l'altro libro di Poulain, un altro testo che completa il precedente,
per quel che riguarda i documenti interni del Sodalizium Pianum, è più recente ed è in italiano. Si può trovare, quindi, cercandolo, si può trovare perché è opera di Pagano, Sergio Pagano, che è l'archivista dell'archivio segreto vaticano, tuttora in carica, un religioso, un barnabita, un modernista, lo posso dire senza offesa, perché lui stesso nei suoi studi storici difende i modernisti storici, cioè quelli dei tempi di San Pio X, si schiera, direi, abbastanza apertamente dalla loro parte. Però dal suo ruolo di archivista dell'archivio segreto vaticano, Monsignor Pagano ha avuto il merito di andare a cercare il fondo Benigni, se possiamo chiamarlo così, cioè quella parte dei documenti dell'archivio di Monsignor Benigni che non fu distrutto da Monsignor Benigni stesso, il quale fece uno spoglio dei suoi archivi ben due volte, distruggendo la maggior parte del suo archivio. Ma quello che è rimasto, una parte di quello che è rimasto, fu venduto dal fratello di Monsignor Benigni e fu acquistato dal Vaticano. Il Vaticano mise la biblioteca e l'archivio di Monsignor Benigni in archivio e lì restò e giacque, anche perché non era lecito consultarlo. Solamente in questi ultimi anni si è stato tolto il segreto, come si usa fare negli archivi, non è solo per Monsignor Benigni, no? È stato tolto il segreto per quasi tutto l'archivio, non per gli ultimi anni, e il primo e unico che ha avuto la curiosità di metterci il naso e vedere cosa c'era dentro è l'archivista. Quindi Monsignor Pagano, che ha pubblicato quindi due articoli, uno che segue l'altro, l'inventario di questo fondo, è un articolo in cui presenta alcuni fondi archivistici ritrovati tra le carte di Monsignor Benigni per descrivere la storia del cattolicesimo a Roma e quindi soprattutto la storia del modernismo e dell'antimodernismo. Naturalmente queste carte già ci fanno vedere che quelle confiscate in Belgio e pubblicate da Poulain, che è un volumone enorme, uno dice lì c'è tutto, e invece c'è una minima parte. Quindi quello che si sapeva del Sodalizium Pianum, si pensava di sapere quasi tutto, grazie a queste carte confiscate, a questo archivio quasi intero confiscato, invece è una minima parte, e quello che ha ritrovato Monsignor Pagano ci mostra, per esempio, purtroppo pubblicato in piccolissima parte, e per il resto c'è l'inventario solamente, ci mostra molto di più dell'attività di Monsignor Benigni in Italia, perché naturalmente qui era il fondo italiano, l'altro era il fondo in Belgio, dove si tratta soprattutto della Francia, della Germania, del Belgio. E probabilmente per ogni paese ci sarebbe da cercare e si troverebbe altrettanto. Un altro articolo, però più breve, riguarda sempre un archivio di Monsignor Benigni, l'autrice è Margherita Bettini Prosperi, questa volta un altro archivio venduto non più dal fratello ma dal nipote di Monsignor Benigni, che a suo tempo si occupò anche lui di giornalismo, si chiamava Pietro Mataloni, venduto al Ministero degli Esteri italiano. E ci si chiederà cosa c'entrava il Ministero degli Esteri. Il Ministero degli Esteri c'entrava perché Monsignor Benigni collaborò prima col Ministero degli Esteri e poi col Ministero degli Interni, con Pol Pol, non Pol Pot, cioè la polizia politica di Bochini, se non erro il nome, se non sbaglio il nome, collaborò come informatore in un servizio di informazioni, quindi ripeto, prima il Ministero degli Esteri, poi il Ministero degli Interni, quindi non ci deve stupire che molte carte di Monsignor Benigni, ma successive alla morte di San Pio X, finirono nell'archivio del Ministero degli Esteri. Altre cose per ora sono ignote e prima o poi verranno fuori, per esempio quasi inedito, non del tutto, sono delle carte di Monsignor Benigni, di cui qui le fotocopie, non ho portato gli originali, che sono finiti da noi a Verrua Savoia. La strada è stata questa qui. Allo scioglimento del Sodalizium Pianum, di cui vi parlerò in seguito per chi non ne sa nulla,
nel 21, Monsignor Benigni non cessò la sua attività, che consisteva quindi nel tenere uniti gli amici che collaboravano con lui nella lotta contro tutti i nemici della Chiesa, vedremo quali, col linguaggio molto vivace di Monsignor Benigni, ad esempio, ve lo cito a memoria, lui citava la setta verde, che era la massoneria, il lupo rosso, che era il bolscevismo da quando nacque, l'internazionale bianca, che era la democrazia cristiana, la mano nera, che erano i gesuiti, e il vitello d'oro, che non vi dico chi erano perché non si può, ma si capisce facilmente, gli eschimesi infatti. Quindi era un linguaggio piuttosto pittoresco, che era un po' nel suo stile. Quando uno legge i libri di Monsignor Benigni, anche i più dotti, tranne quando parla proprio di argomenti molto scientifici, per il resto leggere i suoi libri è un piacere, perché è vivacissimo il suo modo di esprimersi, caustico, sarcastico, divertente, non ci si annoia mai, insomma. Allora, vi dicevo, questi documenti sono giunti a noi in questo modo. Monsignor Benigni li mandò, sempre in forma anonima, con città falsa, da Friburgo, ma in realtà scriveva da Roma, li mandava a questi amici. Uno di questi era Don Paolo de Tott, che è stato uno dei collaboratori principali e di San Pio X e di Monsignor Benigni. Con lui pubblicarono fino al 29 una rivista che si chiama Fede e Ragione. Fede e Ragione, che fu la rivista del cattolicesimo integrale praticamente dal più o meno dal 22, 20, no, dal 19 fino al 29, se non erro, 10 anni. E poi morì alla fine del Concilio Vaticano II, vicino a Fiesole, nella parrocchietta di campagna dove fu confinato. Quindi da Benigni a Don Paolo de Tott, da Don Paolo de Tott a Giantulli, padre Giantulli, che è uno dei più grandi esperti della massoneria che ci sia stato, viveva anche lui vicino a Firenze, a Fiesole. Padre Giantulli lasciò il suo archivio sulla massoneria a uno storico che si chiama Vannoni, il quale Vannoni lo ha ceduto a noi come dono. Ed ecco quindi come queste carte di Benigni sono giunte fino a noi. Lui ne pubblicò una parte in un articolo per la rivista di storia contemporanea, edizione del Mulino, nel 1981. Il secondo libro di Poulain, sempre per le fonti, il secondo libro di Poulain che ci interessa è l'unica biografia di Monsignor Benigni, in francese anche questa, del 77, come abbiamo detto, e si intitola Catholicisme, Democratie, Socialisme, cattolicesimo, democrazia, socialismo. È una biografia intellettuale di Monsignor Benigni dall'inizio della sua vita di militante cattolico, se vogliamo dire così, fino alla morte, perché lui pubblicò, scrisse, agì fino alla morte. Ovviamente morì appunto nel febbraio del 34, l'ultimo volume della sua storia sociale della Chiesa è del 33, quindi ha pubblicato e ha lavorato fino alla fine, non si è mai fermato. Allora, il sottotitolo, più o meno, adesso cito a memoria, non ho portato il libro perché ho paura di perderlo per strada, ed è praticamente La vita e il pensiero di Monsignor Benigni, dalle origini del socialismo alla vittoria del fascismo. Perché lui si interessò, appunto, interessato dalla nascita del socialismo, alla questione sociale, come d'altronde quel pontefice che lo stimò per primo, che era Leone XIII, e poi finì la sua carriera sostenendo, come vedremo, e vedremo anche perché, il regime fascista, ma naturalmente a modo suo e per i suoi fini, evidentemente, che sostanzialmente erano quelli della Chiesa. La vita di Monsignor Benigni
come ho avuto modo di dire in quella intervista che Don Carandino mi ha dato, mi ha fatto fare il 27 febbraio, quindi negli 80 anni della morte, è stata una vita avventurosa. In un uomo solo di personalità ce ne sono 5 o 6 e non è che una o l'altra erano secondarie, si direbbe che ha vissuto fino in fondo ognuna delle personalità che ha incarnato e le ha fuse tutte nella sua unica personalità. Allora possiamo parlare prima di tutto di Benigni come sacerdote, ovviamente, perché lo era e non solo lo era, ma aveva un'altissima stima del sacerdozio cattolico e della Chiesa. Della Chiesa lui parlava in questo suo libro Storia sociale della Chiesa, appunto il regno della Chiesa, la sua vita sovrannaturale e interna, l'impero della Chiesa, cioè l'influenza della Chiesa sulla società, praticamente per la restaurazione di ogni cosa in Cristo e quindi anche su chi è al di fuori della Chiesa, quindi la Chiesa come fattore di civiltà cristiana. Monsignor Benigni quindi fu prima di tutto, soprattutto, innanzitutto un sacerdote e aveva una vera e profonda vita spirituale, anche se i superficiali non se ne accorgevano. Il suo carattere era un carattere di prete, ma non era un carattere pretesco, potremmo dire così. Niente di untuoso, niente di ambiguo, niente di ipocrita in Monsignor Benigni, ma giudizi a volte anche feroci, commenti appunto molto caustici, al punto che ci fu tra i maligni, coloro che lo attaccavano, chi disse che ah, ma quest'uomo in realtà sembra ateo, e Émile Poulain disse non era ateo, non è che non credeva in Dio, non credeva nell'uomo. È un'altra cosa, evidentemente. Non credeva nell'uomo. A questo proposito è significativo un episodio che rimase impresso nella memoria di Ernesto Buonaiuti, che come tutti sanno è il più importante dei modernisti, perlomeno italiani. Buonaiuti fu allievo di Benigni e questo fatto servì ai nemici di Benigni, in particolare padre Rosa, che era gesuita direttore della civiltà cattolica, per cercare di infangare Monsignor Benigni, come se il professore fosse responsabile delle deviazioni dell'allievo. Ora, se fosse così, allora bisognerebbe dire che Monsignor Benigni è responsabile anche del fatto che due suoi allievi sono diventati papi, perché Pio XII e Giovanni XXIII sono stati entrambi suoi allievi, ma praticamente tutti quelli che studiavano a Roma erano suoi allievi, quindi non è che voglia dire granché, o vuol dire molto, perché ha lasciato un'impronta in tutti, non era un professore che passava senza lasciar traccia. Comunque, per tornare a noi, in questo incontro tra Buonaiuti e Benigni si stimavano per l'intelligenza di entrambi, che l'intelligenza si può usare bene o male, Buonaiuti la usò male, ma stupido non era. E a un certo punto Monsignor Benigni disse al giovane seminarista, Buonaiuti, disse: la storia della umanità è come un conato di vomito, per cui a questa umanità non c'è altro rimedio che la Santa Inquisizione. Questo fu il commento molto ottimista di Monsignor Benigni, al che Buonaiuti scrisse nella sua autobiografia, La storia di un pellegrino, e si trova ancora facilmente, dice: quando ascoltai quelle parole avrei dovuto capire che non dovevo diventare prete. Effettivamente avrebbe evitato al mondo un prete fallito se avesse preso. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che Monsignor Benigni era un realista, un uomo che credeva nel peccato originale. Buonaiuti era un utopista, un uomo che fondamentalmente credeva nell'innocenza dell'uomo, ecco. Salvo poi,
non è che l'utopista si comportasse da santo, l'utopista si comportava anche lui da, come tutti gli altri uomini, ma non ammetteva la realtà e volevano giustificare anche le cose peggiori sotto gli aspetti più belli. Il signor Benigni vedeva le cose come erano e vedeva l'uomo come è, ovvero sia un peccatore, evidentemente. Allora, questo già per descrivere il carattere. Allora, il signor Benigni fu prete, allora prete in questo modo, ma fu prete. C'è un'altra lettera, tanto per presentarvelo male, spero di non scandalizzare nessuno. Questa è una lettera famosa di cui noi abbiamo una fotocopia, a un suo amico, sacerdote, storico anche lui, di Perugia, perché il Monsignor Benigni era di Perugia. Scrive nel 29, evviva il buon umore, vino della vita, evviva la buona amicizia con Panatico della Sullodata. Poi, qualche riga dopo, dice un po' come si sente in quel momento, o il vomito della vita e della sua cara società. Se fossi per virtù quello che sono per filosofia, potrei guardare confidente il crocifisso, cioè col disprezzo per il mondo, no? Ma conto sulla sua infinita misericordia che mi perdoni il mio filosofico vanitas vanitatum, cioè vanità della vanità, che involge uomini e cose. Ecco una confessione ad uno dei pochi che può capire, già che salva la sua virtù cristiana, credo che anche lei abbia in pietoso disprezzo questa vita boiaccia. Questo era lo stile di Monsignor Benigni, dove dietro la sua amarezza traspare una profonda umanità. Cioè, chi non sa coglierla è un superficiale. Naturalmente chi legge bene vedrà la profonda umanità di quest'uomo dietro le espressioni così dure e disincantate. Sacerdote, professore. Monsignor Benigni fu tutta la sua vita professore, professore a livello universitario. Fin da giovane, pur venendo da famiglia semplice, è entrato nel seminario di Perugia, di già nel 1888 scriveva al suo vescovo un promemoria sugli studi ecclesiastici, nei quali lamentava l'arretratezza degli studi ecclesiastici. È importante capire questo, perché è vero che tra i cattolici che combattevano il modernismo c'erano anche degli ignoranti, ma i modernisti trattavano tutti i cattolici che combattevano il modernismo da ignoranti, e non è così. In realtà gli ignoranti ci sono in qualunque collettivo umano, tra i modernisti e tra gli antimodernisti ci sono persone meno dotate, più o meno dotate, come ci sono i santi, ci sono i cattivi, ci sono i mediocri. Allora certamente ci furono persone più grossolane che difendevano la buona causa con cattivi argomenti. Non era il caso di Monsignor Benigni. Monsignor Benigni fu accusato di tradimento dai modernisti, perché lo consideravano non uno dei loro, ma pensavano che era uno che li avrebbe potuto capire, perché Monsignor Benigni è sempre stato per la serietà degli studi scientifici, per la ricerca delle fonti, per dire se c'è un fatto che la storia dimostra falso, bisogna dire che è falso, come diceva Leone XIII, no? La Chiesa non ha paura della verità, bisogna dire le cose così come stanno. Era un uomo che lamentava, appunto, come vi ho detto, l'arretratezza in tanti campi degli studi ecclesiastici, nella storia, che era la sua materia, ma anche nelle altre materie. E quindi ci fu questo equivoco, ma Pura dice in realtà non fu Benigni a cambiare. I modernisti sì, loro pensarono che aggiornamento degli studi voleva dire aggiornamento nella fede. Benigni invece pensava aggiornamento negli studi voleva dire trovare argomenti sempre più solidi e sempre migliori per difendere la fede, una prospettiva del tutto diversa. Ma in Monsignor Benigni non vediamo nessun parocchi, è una persona che vede l'errore anche il più nascosto, ma nello stesso tempo è una persona di studi profondi. E
docente a livello universitario lo fu sempre, quindi ha insegnato a Perugia prima naturalmente, a Roma poi, e a Roma al seminario romano che veniva chiamato Apollinare, che poi dopo divenne la Pontificia Università Lateranense. Insegnò a Propaganda Fide, insegnò al Seminario Vaticano, insegnò all'Accademia dei Nobili Ecclesiastici. Questo direi per tutta la vita, e lasciò traccia di sé appunto nei suoi allievi, cioè tutti quanti sono stati segnati profondamente dall'insegnamento di Benigni. Quindi Benigni studioso, Benigni uomo moderno, e uomo moderno si dimostrò anche in un'altra delle sue passioni, che egli visse praticamente a tempo pieno, che è quella del giornalista, una brutta categoria di persone, spero non ce ne siano qui, ecco, è un giornalista, e lui era appassionato di giornalismo, fin dall'inizio, perché crebbe nel movimento cattolico, nella militanza cattolica, e la militanza cattolica che ebbe il suo impulso con Pio IX e poi soprattutto con Leone XIII, e si serviva anche di giornali. I giornali che diresse sono tantissimi, lui divenne direttore di giornali, e a quei tempi era la Santa Sede soprattutto che finanziava questi giornali cattolici intransigenti, quindi che si opponevano ai fatti risorgimentali, e fu direttore di giornale a Perugia, direttore di giornale a Genova con l'Eco d'Italia, e poi fu chiamato a Roma da Leone XIII in persona, quindi nel 1895 mi sembra, per dirigere un altro giornale romano papale, La Voce della Verità. Però non si accontentava di questo. Allora, tra i giornali di cui lui si occupava, i vecchi giornali intransigenti, ottimi come dottrina, con un piccolo problema: non avevano lettori, non avevano lettori. E naturalmente per un uomo pratico come lui, l'intransigenza della dottrina era il suo pane quotidiano, ma non avere lettori era un grosso problema, dice, perché noi dobbiamo riuscire a diffondere le nostre idee. Allora, oltre alle riviste scientifiche, perché fu il primo a fondare in Italia una rivista di sociologia cattolica, il primo a fondare una rivista di storia ecclesiastica specializzata, ma oltre a questo si occupava del giornalismo religioso politico, per difendere l'Italia cattolica, gli interessi della Chiesa, e per combattere i nemici di allora, liberalismo e socialismo. Ebbene, Monsignor Benigni si trovò di fronte a questo problema, quello dei giornali, che fu il problema anche durante il pontificato di San Pio X. Sembrava che ci fossero solo due possibilità: i giornali integralmente cattolici letti da pochi, e i giornali cattolici liberali, che si chiamavano di penetrazione, che volevano cioè mettersi d'accordo con la mentalità del mondo e anche con chi teneva le leve del mondo dei media, come si direbbe, di quei tempi lì, e il capo in testa di questo trust, così veniva chiamato, di giornali era il conte Grosoli, un altro eschimese che si convertì e divenne l'ultimo capo dell'Opera dei Congressi, che poi fu sciolta da San Pio X, ovvio, perché disapprovava la conduzione Grosoli. E questi giornali di penetrazione volevano quindi ammainare la bandiera cattolica, non erano più integralmente cattolici, ma cercavano di essere moderni. Per loro essere moderni voleva dire essere aperti ai liberali, aperti ai non cattolici. Sembrava non ci fosse scelta, che o l'uno o l'altro. Monsignor Benigni invece, pur continuando a collaborare, a sostenere i giornali intransigenti, quelli della buona dottrina, che era anche la sua, ebbe due idee, due o tre idee innovative.
noi le nostre idee di cattolici integrali, di cattolici intransigenti, dobbiamo riuscire a diffonderle. Allora, come? Prima di tutto ha fondato non solo dei giornali, ma agenzie stampa. La Corrispondenza Romana era... agenzie stampa che uscissero quotidianamente e che dessero notizie. Con questo fondò, non aveva il nome, ma di fatto lo fu, la prima sala stampa del Vaticano. Allora, come ci sono i cremlinologi che devono studiare cosa succede nel Cremlino, nessuno sa cosa succede, ci sono i vaticanisti che devono studiare cosa succede nel Vaticano, ma loro non sanno nulla, chi lo sa, chi ci sta dentro. Ora, Monsignor Benigni ci stava dentro, perché come vedremo stava in curia, cioè era praticamente nella segreteria di Stato. Allora, le informazioni lui le aveva. Si trattava di farle avere a tutti questi giornalisti, soprattutto quelli laici, che non ne sapevano nulla e che avrebbero pagato qualunque cosa pur di avere notizie. Ebbene, le notizie le diamo noi, disse Monsignor Benigni, naturalmente quelle che vogliamo noi. Ragione per cui, ecco che le agenzie stampa di Monsignor Benigni, in italiano ed in francese, anche lì, lui era un poliglotta, ma poi spaziava non solo in Italia, ma in Germania, negli Stati Uniti, in Belgio, in Germania, in Olanda, cioè in tutti i paesi, e in Russia, in Polonia, si informava di quello che accadeva ovunque, aveva degli informatori ovunque. E noi diamo le notizie alla stampa laica, che non sa niente, che non capisce nulla, e che quindi non faranno altro che ripetere quello che diciamo noi. E così fu in effetti. In più aveva degli amici, come per esempio Aureli, che scriveva sui giornali liberali del tempo, ma che in realtà era un amico di Monsignor Benigni, li aveva piazzati nei vari giornali, per cui da un lato continuavano a uscire i giornali cattolici intransigenti per la buona dottrina, e dall'altro, mentre i cattolici che mettevano acqua nel loro vino presentavano dei giornali che rovinavano la dottrina cattolica e nient'altro, invece lui faceva passare le idee intransigenti anche nel campo del nemico. Infatti un fenomeno notato da tutti, ma a volte non spiegato sufficientemente, è come mai in genere l'ambiente laico, Benedetto Croce in primis, fu fondamentalmente ostile al modernismo. Eppure il modernismo voleva una riappacificazione tra il cattolicesimo e la mentalità moderna. Avrebbe dovuto vedere questo mondo con favore il modernismo, ma un sentimento di ostilità serpeggiava non ovunque ma in molti ambienti, anche, non solo, anche grazie al lavoro di Monsignor Benigni. Con questa influenza, lui ha capito l'importanza dei giornali, a quei tempi naturalmente non c'erano gli altri mezzi di comunicazione, l'importanza dei giornali e l'importanza delle notizie e l'importanza di poter avere un'influenza fattiva in questo campo. Per cui la sua battaglia fu anche una battaglia giornalistica. Questo lo fece sotto il pontificato di San Pio X, questo lo fece più tardi, quando tutta la sua opera andò in frantumi dopo la morte di San Pio X, col pontificato del successore Benedetto XV. Allora, a quel momento lì si riorganizzò con una rivista integralmente cattolica, quella di Don Paolo de Totte, sua, Fede e Ragione, e poi a Roma fondò altre agenzie di stampa, URPS, eccetera, che avevano sempre la medesima finalità. In più conosceva, come vi ho detto, la stampa e i giornalisti e il mondo religioso e politico, non solo in Italia, non era un provinciale, ma nel mondo intero. Quindi fu fino all'ultimo, fu sacerdote, fu docente universitario e studioso di storia, un grande storico, e fu un giornalista. Ma non fu solo quello. La parte che più si contestò a Monsignor Benigni, per la quale lui fu attaccato più duramente, riguarda appunto la fondazione del Sodalizium Pianum, cioè Associazione San Pio V, e poi la sua attività successiva dopo lo scioglimento del Sodalizium Pianum,
nel 1921. La data di nascita del Sodalizium Pianum non è sicura, perché in realtà iniziò senza questo nome, fu creata poco a poco, ma possiamo dare come prima data quella del 1906, cioè dell'entrata di Monsignor Benigni in curia alla Segreteria di Stato, e vedremo perché. Allora, quale fu l'attività di Monsignor Benigni da questo punto di vista? Possiamo dire servizio informazione. I nemici lo chiamano spia. Monsignor Benigni era una spia. Termine brutto. Monsignor Benigni però, allora, diamogli un nome più nobile preso dal passato. Se fosse vissuto secoli prima sarebbe stato inquisitore. Certamente egli ideò, non tanto, se vogliamo usare questo brutto termine di spionaggio, non tanto un'associazione spionistica, ma controspionistica. Non c'è Stato che non abbia il controspionaggio. Monsignor Benigni era al servizio di uno Stato, che era il Vaticano, e quindi diede a questo Stato, oltre che alla sala stampa vaticana, gli diede un servizio che doveva essere di controspionaggio. Se vogliamo usare questo termine, o se vogliamo usare un termine migliore, di servizio informazione. Come avvennero le cose? Beh, certamente fu un'idea sua, perché corrisponde assolutamente con la sua personalità, ma l'idea fu proposta senza dubbio all'allora segretario di Stato di San Pio X, il cardinale Merri del Val. Monsignor Benigni era entrato in curia non in segreteria di Stato, ma a propaganda fide, cui prefetto il cardinale Gotti, questo nel 1904. Nel 5 fu incardinato nella diocesi di Roma, ricordiamoci che era di Perugia, la diocesi dove fu vescovo Leone XIII, che fu lui che lo volle a Roma e gli cominciò a fare carriera, possiamo dire così, perché lo stimava molto. E poi nel 1906 entrò in segreteria di Stato nella sezione degli affari ecclesiastici straordinari. Sappiamo, ci sono gli affari ecclesiastici ordinari, gli affari ecclesiastici straordinari, il che vuol dire avere rapporti con gli stati. Un'altra caratteristica della personalità di Monsignor Benigni è certamente uomo politico, uomo di governo, perché lui si è misurato con i principali governi europei, in genere facendosi odiare, naturalmente, facendosi odiare da tutti, il che ancora una volta era il segno che colpiva giusto, perché faceva gli interessi di San Pio X e della Chiesa, quindi di Cristo, e non certo quello dei governi secolari, che erano più o meno tutti ostili alla Chiesa. Entrò quindi nella congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari, cui segretario allora era Monsignor Gasparri. Monsignor Gasparri, come sapete, canonista celebre, tra l'altro autore di trattati fatti molto bene, il trattato canonico sul matrimonio fatto molto bene, che poi divenne segretario di Stato a sua volta sotto Benedetto XV e Pio XI. All'inizio, quindi l'inizio della carriera in curia di Benigni sembra propiziata dal cardinale Gasparri, il quale disse: l'unico errore vi rimprovero è aver messo in curia Monsignor Benigni, perché in seguito il cardinale Gasparri divenne nemico giurato di Monsignor Benigni e viceversa, che chiamava il cardinale Gasparri gas o gas asfissiante. Spero di non scandalizzare nessuno, ma in tutte le famiglie volano gli stracci, e quindi anche nella nostra a volte volavano gli stracci, si conoscevano bene. Il cardinal Gasparri pensava, nella sua ingenuità, di essere stato lui a far entrare nella sua sezione, quella degli affari ecclesiastici straordinari, Monsignor Benigni. In realtà la cosa veniva da più in alto, da Pio X stesso, da cardinale Merri del Val, che era il segretario di Stato.
Il cardinale Gasparri, che cardinale non era ancora a quel momento, se non erro, pensava di farlo entrare al suo servizio per occuparsi delle scartoffie burocratiche o di trattare con gli stati nella prospettiva, se faceva uno carriera poteva diventare nunzio, poi cardinale, eccetera, come poi divenne pure lui. In realtà Monsignor Benigni entrò in segreteria di Stato per un motivo del tutto diverso, ignoto a Gasparri. Lui l'ha preso sotto di sé, ma non sapeva perché l'aveva preso. In realtà l'aveva preso per un altro motivo. Il motivo era quello concordato tra Marie del Val e Benigni. Ora, questa cosa l'abbiamo scoperta solamente in questi ultimi anni, cioè quando Monsignor Pagano, è andato a mettere il naso nelle carte Benigni. La versione ufficiale, che appunto era quella ufficiale, era che Gasparri vede le qualità di questo Benigni, lo fa entrare in segreteria di Stato, Benigni, persona che lavora, persona piena di capacità, quindi fa la sua carriera, poi Gasparri viene messo da parte da San Pio X, lo manda a studiare il diritto canonico, prepara il diritto canonico, lo manda via dalla segreteria di Stato perché non coincideva la politica di Gasparri e Rampolla, che era il suo mentore, con quella di San Pio X, e Benigni continua a fare il suo lavoro in segreteria di Stato, fedelissimo a San Pio X, ma qualche volta ci saranno dei problemi con gli stati, soprattutto la Francia e la Germania, il che porterà a qualche problema e alla fine Monsignor Benigni dovrà lasciare, ma per motivi misteriosi, nel 1911, quindi ancora sotto San Pio X, la segreteria di Stato. Gli viene dato un titolo onorifico importantissimo nella teoria ma non nella pratica, protonotario apostolico partecipante, e verrà sostituito nel suo ruolo che svolgeva nella segreteria di Stato da un giovane Monsignor Pacelli, che diventerà Pio XII. Bene, quindi vedete la carriera che si poteva fare avendo il posto che Benigni aveva, che nella curia in segreteria di Stato era il quarto posto in segreteria di Stato. Poulain si chiede per un capitolo intero perché Pio X, che era vicinissimo a Benigni, cioè che sosteneva Benigni prima del fatto e che continuò a sostenere Benigni dopo il fatto, lo abbia allontanato dalla curia. Come mai? Nessuno sa perché. Sono state fatte le ipotesi più strampalate. L'ha chiesto la Germania, l'ha chiesto la Russia, l'ha chiesto la Francia, l'ha chiesto Tizio, Caio, Sempronio, e non si sa perché. In realtà la verità Monsignor Benigni l'aveva detta, solo che non l'aveva detta tutta, l'aveva chiesto lui. L'uscita di Monsignor Benigni dalla curia l'aveva chiesto lui. Lui aveva chiesto di uscire dalla curia e ha detto però datemi questo titolo, un titolo abbastanza importante per far capire che non è una mia caduta in disgrazia, ma c'è un altro motivo. Perché l'aveva chiesto lui? Allora, Pagano finalmente scopre la questione storica, come mai? Allora scopre due cose: uno, perché era entrato in curia, e due, perché era uscito. Era entrato in curia perché aveva proposto a Marie del Valle e Pio X avevano accettato la fondazione, o meno iniziare a fondare, a mettere in piedi questo servizio di informazioni, e che però non poteva essere reso di pubblico dominio. Allora, quando si cercherà di sciogliere, si scioglierà nel 21 il Sodalizium Pianum, sotto un pontificato diverso, quello di Benedetto XV, si tentò di applicare per lo scioglimento un canone del cosiddetto canonico che chiede lo scioglimento delle società segrete. E l'accusa dei modernisti fu: il Sodalizium Pianum di Monsignor Benigni è una società segreta. Prova ne sia, abbiamo trovato le sue carte e usavano un cifrario, scriveva in cifra.
risposta di Monsignor Benigni. Una società segreta è una società che non è nota alle autorità. Ora, la mia società era nota alle autorità, in quanto ha ricevuto lettere di encomio da San Pio X, che era il superiore di tutti noi, dal segretario di Stato Marie del Val, dal prefetto della concistoriale Cardinal de Lai, dal cardinale Vives in Tutò e da altri cardinali per i quali ho lavorato. Ragione per cui non è una società segreta, è una società non ufficializzata, che è tutta un'altra cosa. Secondariamente, la cifra, in segreteria di Stato usiamo il linguaggio cifrato per i rapporti con i nunzi, no? Specialmente quando c'è motivo di temere che la posta venga intercettata. Ora, visto il tipo di lavoro che devo fare io, che dovevo fare io, la mia posta poteva benissimo essere intercettata, tant'è vero che lo fu dai suoi nemici, e se lo hanno beccato fu proprio per quello, no? Ragione per cui dovevo scrivere in cifra. Quindi tutto questo spauracchio, sodalizium pianum, società segreta, prova ne sia, scriveva in codice, eccetera, si sgonfia per trovare invece la realtà. Un lavoro di massima responsabilità, di massima fiducia data da un santo, San Pio X, e dal segretario di Stato Marie del Val, che di San Pio X è nel braccio destro, come l'ombra, a chi? A nessun altro che a Monsignor Benigni. Quindi lui si serviva di questo lavoro, faceva il lavoro in segreteria di Stato, lo faceva bene, ma scrisse lui stesso, e il lavoro vero, che è quello del servizio di informazioni del sodalizium pianum, mi prende tanto di quel tempo, avrei bisogno di quella tempo più, che ormai il lavoro principale, che è quello ufficioso, è diventato più importante di quello ufficiale, che in realtà non è il principale. Quindi chiedo e ottenne nel 1911 di lasciare il posto di segreteria di Stato per potersi dedicare interamente all'opera del sodalizium pianum, che infatti continuò a ricevere biglietti di encomio e finanziamenti in denaro da San Pio X, per cui fu chiamato il sodalizium pianum e il suo fondatore Monsignor Benigni il peccato di San Pio X. Quando Pacelli, Pio XII, che conosceva tutti i personaggi della questione, conosceva personalmente, conosceva Pio X, sotto cui ha iniziato la sua carriera ecclesiastica, conosceva Benigni perché era il suo superiore diretto, conosceva Gasparri, conosceva tutti. Quando Pacelli volle, Pio XII volle fortissimamente la canonizzazione di Pio X, allora non era come adesso che fanno santi, tra virgolette, basta diventare sempre, tra virgolette, papi e si è subito sicuri di diventare santi, no? Diventano tutti santi. Allora di papi santi non ce n'era nessuno, l'ultimo era San Pio V, poi ci fu un beato, Innocenzo XI, voluto da Pio XII e basta. Quindi Pio XII volle fortissimamente la canonizzazione di Pio X, la beatificazione e la canonizzazione di Pio X. E chi si oppose dei pezzi grossi alla canonizzazione di Pio X? Gasparri. Il cardinale Gasparri nei processi di beatificazione depose e disse: Pio X non era santo, non può diventare santo, perché ha protetto e sostenuto e difeso i cattolici integrali e soprattutto Monsignor Benigni e sodalizium pianum, società segreta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Pio XII, che sapeva molto più di quello che si pensasse di cosa si trattava, ha commissionato a padre Antonelli, che poi Paolo VI diede la porpora, il cardinale Antonelli, Fernando Antonelli, un francescano, il compito di fare uno studio suppletivo, un supplemento di indagine sulla questione del cattolicesimo integrale, cioè
È vero che Pio X mancò contro le principali virtù cristiane, o qualche virtù cristiana, sostenendo i cattolici integrali, e il sodalizio piano di Monsignor Benigni in particolare, oppure questo sostegno fa parte della sua santità? Allora, questa indagine, voluta dal Papa, fu pubblicata, ma rimase sconosciuta anche lì per tantissimi anni. Fu pubblicata quindi negli anni 50 ed ebbe il nome di Disquisitio, viene conosciuta così dalla prima parola del titolo, quindi Romana, Beatificationis e Canonizzazioni Servi Dei, Pii, Pape, Decimi, Disquisitio, circa quasdam obiectiones modum agendi Servi Dei, respicientes in modernismi debellazione, una cum summario addizionale e fuggio compilà. Quindi praticamente una dissertazione su alcune obiezioni sul modo d'agire del servo di Dio, cioè di Pio X, riguardanti la lotta contro il modernismo, ovvero sia le questioni di cui vi ho parlato. Allora, in questa disquisizione noi abbiamo pubblicato non tutto il testo, in francese la trovate tutto, interamente, all'edizione del Courrier de Rome. In italiano trovate solamente l'estratto che riguarda esclusivamente il sodalizio piano di Monsignor Benigni, eccolo qui, lo trovate anche in vendita qui, però c'è un'altra parte più vasta non pubblicata che riguarda gli altri cattolici integrali, e quindi viene esaminata la questione. Come vi ho detto, Gasparri, quando era ancora vivo, perché morì prima della beatificazione e canonizzazione di Pio X, testimoniò contro, e Benigni era il peccato di Pio X. La disquisizio dimostra il contrario, sia per quel che riguarda il programma, di cui vi dirò qualcosa, sia per quel che riguarda l'azione di Monsignor Benigni. Certamente non dice Monsignor Benigni era un santo, neppure lui pensava di essere un santo, dice ma quest'uomo fu leale, fedele, efficace collaboratore di San Pio X. Quindi il sostegno che San Pio X diede, che Pio X non era ancora santo, diede a Benigni, non è una colpa da addebitargli, ma fa parte della sua santità. Possiamo dire che la disquisizio con Pio X canonizza, tra virgolette, approva finalmente l'opera di Benigni, che dopo che cadde in disgrazia e fu calunniato da tutti per decenni e morì in disgrazia, quando morì ai suoi funerali a Roma erano presenti senatori, deputati, i carabinieri che gli fecero l'onore, eccetera eccetera, di preti, in tutta Roma non sono i preti che mancano, di preti ce n'erano due solamente, due francesi per giorno, manco uno italiano, questo per dire della buona fama di cui godeva tra gli altri preti, tra gli altri preti. Quindi questa diffamazione, calunnia che ha dovuto soffrire Monsignor Benigni, che spiega anche le sue parole di cui vi ho letto sulla vita boiaccia, ebbene, sono state lavate, questa onta per così dire, è stata lavata dalla disquisizio. Pio XII ha voluto la disquisizio, ha voluto, possiamo dire anche, la riabilitazione di Monsignor Benigni. E un altro motivo lo si è scoperto sempre grazie a Monsignor Pagano, che Dio benedica questo modernista curioso, come tutti gli archivisti, il quale maliziosamente, tra le poche cose che ha pubblicato dell'archivio Benigni, cosa ha pubblicato? Beh, i biglietti di Monsignor Pacelli a Monsignor Benigni, coi quali Monsignor Pacelli, quando Benigni è ancora in curia, si dimostra per quello che era, un informatore di Monsignor Benigni, cioè nel sodalizium piano, ma al servizio, possiamo dire, Pacelli non faceva parte del sodalizium piano, ma faceva parte di coloro, come il futuro cardinale Gaetano Cicognani anche, di coloro che ufficiosamente e non ufficialmente lavoravano per Monsignor Benigni, che aveva messo quindi parte della curia al suo servizio, nella debellazione del modernismo. L'idea di Benigni era, come per i giornali,
la stampa laica combatte la Chiesa con i suoi mezzi e noi dobbiamo combatterla sul suo terreno, non diventando come loro, ma diventando più bravi di loro, e quindi mettendoli al nostro servizio e non noi al servizio loro. Così con il modernismo. Il modernismo era una società segreta, quella sì che era una società segreta, perché i modernisti si nascondevano alle autorità. Alle autorità. Buonaiuti, quando scriveva per esempio la risposta dei modernisti, lettera dei modernisti sull'Encinghe Pascendi, non ci mise il nome e il cognome. Gli autori della lettera furono scomunicati, erano più di uno, Buonaiuti era il principale, Fracassini, un altro che era di Perugia e altri, no? Ma costoro però si nascondevano, non solo si nascondevano, ma anche loro erano un réseau, praticamente una filiera internazionale di gente in contatto l'uno con l'altro, che si incontravano nascostamente. Famosissimo fu l'incontro di Molteno, se non sbaglio, in cui si riunirono i modernisti di tutta Europa per studiare i loro piani. Vivevano di scritti anonimi, negavano l'evidenza stessa. Buonaiuti com'è che fu scoperto? Perché lui era nel cuore stesso di Roma, Buonaiuti insegnava a Roma, era compagno di banco e di scuola di un mucchio di cardinali futuri, per cui rimase sempre lui un certo rispetto per la Chiesa romana che nei modernisti francesi, per esempio Loisy, non c'era. E nello stesso tempo gli altri prelati, anche importantissimi, come Gasparri stesso, mantennero sempre un'amicizia con Buonaiuti. Buonaiuti e Gasparri, anche quando Buonaiuti ormai era scoperto come modernista, è stato censurato eccetera, e Gasparri chiacchierava con lui, gli raccontava tutti i fatti privati, fino a che Buonaiuti non ebbe l'impudenza e l'imprudenza di pubblicarli su dei giornali. Allora lì fu un problema. Quindi c'era in questo piccolo ambiente romano di chi aveva studiato a Roma una conoscenza, erano tutti, si conoscevano tutti, e quindi questi modernisti vivevano al cuore stesso, come dirà San Pio X nell'Encinghe Pascendi, nel seno, nelle viscere stesse della Chiesa, se l'aveva in casa, con appoggi insospettabili, anche nei più alti luoghi, tra i vescovi e i cardinali, ragione per cui era una vera setta, quella sì sconosciuta, perché no, San Pio X ignorava tutto. Chi scoprì che Buonaiuti era l'autore di questi scritti fu Benigni e anche altri. Con che metodi? Di infiltrazione. Con i metodi di infiltrazione, per esempio alcune lettere compromettenti che erano state scritte in Svizzera ad un modernista italiano che studiava all'Università Misena di Friburgo in Svizzera, fu intercettato da un emissario di Benigni che si era infiltrato presso questi circoli modernisti. Ma solo così si seppe chi erano i modernisti romani. Ora, ha fatto bene o ha fatto male Monsignor Benigni? Ha fatto bene. Poteva essere detto in pubblico che lui svolgeva questa attività? No, evidentemente, se no l'attività finiva subito, immediatamente. Doveva essere discreto. Doveva essere discreto. Capite quindi che cosa faceva e come si comportava. I modernisti a loro volta erano sleali. Quando per esempio Buonaiuti e dei suoi complici, dai quali quel Vannutelli, sul quale ho scritto un articolo intero, Sodalizium, furono beccati e sospesi a Divinis, Cardinal Gasparri, per toglierli dalle mani del Sant'Uffizio, li fece passare tramite lui, gli dice: venite nella mia cappella privata e fate il giuramento antimodernista e io vi tolgo le censure. Credete che questi tre modernisti si rifiutarono di fare il giuramento antimodernista? Lo fecero subito sul Vangelo, sulla Bibbia. Avessero avuto 10 Vangeli, 10 Bibbie, l'avrebbero fatto. Era una commedia dove le due parti, sia il cardinale Gasparri sia i tre preti modernisti, erano attori di una commedia sapendo che era una commedia. E infatti c'è un commento caustico di Benigni su questa commedia che Pagano ha pubblicato e dice proprio una farsa.
una farsa, sì, che permetteva a costoro di continuare a fare il loro lavoro di termiti all'interno della Chiesa. Andava avanti così, sarebbe andata avanti così se Pio X, se Benigni non avessero agito in maniera ben diversa, capite? Per esempio dicevo, erano tutti amici, e Buonaiuto si sa, era amico in particolare di Roncalli. Quando Roncalli dovette scegliere il prete, che in genere si sceglie il miglior amico che doveva assisterlo all'ordinazione a prima messa, scelse Buonaiuti. E erano tutti studiati assieme. Andreotti, buonanima, si fa per dire, scrisse quel libretto che cito sempre, I tre del Gesù. Erano tre amici che andavano sempre a pregare nella chiesa del Gesù e che erano Roncalli, Buonaiuti e un altro meno noto che era anche lui un modernista. Dice, due si salvarono perché protetti in alto loco dai loro vescovi, il vescovo di Bologna e il vescovo di Bergamo. Buonaiuti non ce la fece, ma di protettori ne aveva pure lui, incominciando dal teologo del Sacro Palazzo, padre Lepidi, ma tanti altri. Allora vedete, la prima opera di Benigni che funzionò era quella di riuscire a trovare i documenti principali degli eretici modernisti. I modernisti erano eretici, questo Van Lutelli di cui vi ho parlato, solo dopo la morte ha fatto pubblicare un testamento postumo nel quale ammette di non avere mai creduto, prima ancora di diventare prete, nella divinità di Cristo, ma di voler restare a tutti i costi nella Chiesa. Il modernista è quello. Van Lutelli era amico di Montini e amico del nipote, dello zio, della moglie di Andreotti, Monsignor Belvederi, amicissimo di Roncalli, già negli anni 30 dicevano la messa faccia al popolo, eccetera. Era gente così. Erano nemici della Chiesa che si nascondevano all'interno della Chiesa. Allora, di fronte a gente che combatte in questo modo, si può e si deve non commettere il male, il peccato, la menzogna, eccetera, ma si deve però combattere efficacemente, come fa qualunque polizia, contro un avversario che distrugge dalle fondamenta la fede dei cristiani. Il problema per Orsino Benigni è che le protezioni di cui godevano costoro erano molto in alto. Queste protezioni noi non sappiamo fino a che punto giungeva la complicità, cioè se queste persone erano degli illusi che non capivano, dei complici che giustificavano, oppure persone che condividevano in pieno. Probabilmente è più probabile la prima parte di questa versione. Ma il grosso problema di Monsignor Benigni fu questo qui, lo scoglio che incontrò fu questo qui, quando cioè loro trovavano i modernisti, facevano in modo che si potessero prendere delle misure contro di loro e queste misure diventavano inefficaci per l'intervento dei loro diretti superiori, cardinali, vescovi, i superiori degli ordini religiosi, che li proteggevano. Quando si è dovuto alzare il tiro, e Monsignor Benigni non ha avuto paura di farlo, ha alzato il tiro, allora lì naturalmente si è trovato con dei nemici potentissimi. Quando non più dei semplici sacerdoti, seppur importanti, o dei monsignori, ma dei vescovi, persino dei cardinali, erano evidentemente coinvolti con il modernismo, come minimo come protettori, come complici, allora lì la questione era grossa. Era quello che aveva capito Fogazzaro, lo spiritista, l'occultista Fogazzaro, nel suo romanzo Il Santo, nel quale dice appunto che bisogna che succeda che quando il pescatore Pietro, no? Pescatore Pietro, gettando le sue reti, vedrà quello che c'è e che è una cosa così terribile, così spaventosa che non può più fare nulla per andare contro questo movimento e dovrà gettare le reti e rinunciare a opporsi a questo movimento modernista che sarà più forte di ogni altra cosa. È un po' quello che successe
ma in maniera molto più grave quando Pio XII, in maniera molto più debole di Pio X, cercò di stroncare il neomodernismo, la nouvelle théologie, negli anni 50. C'era anche Ratzinger, ma era un giovanissimo lì. Il neomodernismo, che aveva una discendenza con anelli di contatto, per esempio sul sodalizio, l'ultimo numero, nella rubrichetta genealogie ne ho fatte alcune. Lubach, de Lubach era discepolo diretto di Valensin, eschimese pure lui, il quale Valensin era discepolo diretto di Blondel, cioè dei modernisti dei tempi di San Pio X. Praticamente il collegamento tra i modernisti autori del Concilio e quelli dei tempi di San Pio X o è diretto, Roncalli che fu inquisito e lui scomparì per riapparire in seguito, no? Quindi lui era giovane, e lì è diventato vecchio, ma è la stessa persona. Oppure sono i discepoli diretti di quelli che erano i modernisti dei tempi di San Pio X. Allora, quando Pio XII incominciò a prendere qualche misura all'acqua di rose contro questi principali nuovi teologi, non riuscì a fare quasi niente, perché erano protetti dai loro vescovi, perché erano protetti dai loro superiori religiosi, sia dei domenicani che dei gesuiti soprattutto, a Fourvière, i vari Danielou, i vari Lubach, eccetera, che poi capi dei progressisti divennero capi dei conservatori, perché questo è un altro fattore, no? Che i modernisti di ieri diventano i capi dei conservatori di oggi. Oggi siamo arrivati al punto che adesso si stanno spacciando Müller, che è il più progressista, il più modernista dei modernisti, sta facendo il ruolo del poliziotto cattivo o buono a seconda dei punti di vista, cioè del tradizionalista. E noi ci caschiamo sempre, no? I giornali dicono quello è il tradizionalista, quello è il progressista. Allora per chi stai? Beh, per il tradizionalista. Bene, e ti danno come capo un modernista spaventoso, evidentemente. E il metodo è quello lì. C'è sempre qualcuno più modernista che arriva dopo e che svolge il ruolo dell'acceleratore, perché per il modernista c'è l'autorità che è il freno e lo spirito religioso che è l'acceleratore. E questi due fattori portano avanti la Chiesa in continuità con la tradizione, per una continuità eterogenea, cioè tutto cambia, come il fiume del filosofo greco, che è sempre la stessa acqua, ma è mai la stessa acqua. Quindi ecco alcuni ruoli svolti da Monsignor Benigni, che però gli procurarono molti nemici. Quando devo smettere ditemelo. Nemici sia a livello ecclesiastico, i nemici di dentro, i nemici interni, e nemici naturalmente esterni, perché l'opera di Monsignor Benigni fu anche un'opera contro i nemici esterni della Chiesa. I nemici esterni della Chiesa, per esempio, a alto livello, Monsignor Benigni ebbe tra i nemici micidiali il governo francese e un po' meno, ma anche il governo tedesco dei tempi. Il governo francese, la bestia nera di Benigni, che era la bestia nera sua, Aristide Briand, era quella che Henri Constant chiamò la Repubblica del Grand Oriente. La Repubblica del Grand Oriente, la Repubblica francese, la Terza Repubblica. E questa Repubblica del Grand Oriente faceva il lavoro del Grand Oriente, quindi perseguitare la Chiesa. Ci furono le famose leggi di separazione all'inizio del Novecento, alle quali San Pio X rispose: benissimo, voi separate lo Stato dalla Chiesa, noi vi condanniamo, dopodiché agiamo in maniera del tutto indipendente da voi. E gli fece tutta una sfornata di vescovi che difendevano la Chiesa e quindi non avevano più dei compromessi con il governo, che restaurò per una generazione di vescovi fedeli alla Chiesa veramente. E il governo naturalmente disse: se voi non accettate le associazioni cultuali che vi proponiamo, voi perdete la proprietà di tutti i beni della Chiesa.
arcivescovadi, chiese, cattedrali, vi confischiamo tutto. Pio X disse: non accetto. E gli hanno confiscato tutto. I vescovi protestarono con San Pio X: lei ci mette in miseria. San Pio X piano piano li sostituì con quelli nuovi, e solamente che successe che con Pio XI si fece la cosa contraria. Ci si riavvicina al governo e si decide di accettare una versione riveduta e corretta delle associazioni cultuali, sono chiamate associazioni diocesane. Ma da un punto di vista dottrinale non è la stessa cosa, per cui quello che il Papa decise poteva deciderlo, era nella sua facoltà di deciderlo e non contraddiceva quello che San Pio X ha fatto. Da un punto di vista dell'opportunità della scelta, l'Episcopato francese e i cardinali che erano fedeli alla memoria di San Pio X erano contrari. Erano contrari perché quella libertà della Chiesa che si era acquisita grazie alla rottura fatta dal governo massonico si stava per perderla proprio trovando un accomodamento col medesimo governo massonico. E paradossalmente i vescovi francesi erano contrari all'accordo, erano contrari perché erano stati cambiati. San Pio X ne aveva messi di persone che capivano meglio cosa bisognasse fare per mantenere un po' la sua linea di governo del pontificato. Non a caso è in quel momento lì, nel momento delle trattative per le cultuali col governo francese, che si preparò il colpo contro il sodalizio piano di Monsignor Benigni. Per la morte di San Pio X aveva praticamente privato Monsignor Benigni dell'appoggio principale del Papa, quindi Benedetto XV non la pensava allo stesso modo. E tuttavia il sodalizio piano continuò in regola sotto il patronato e la protezione del prefetto della concistoriale Cardinal de Rai. Allora, per farlo fuori si recuperarono quei documenti ottenuti in maniera delinquenziale da dei modernisti e democristiani tedeschi durante la guerra, preti, si ritrovarono questi documenti e un gesuita spione, ma spione sul serio, Monsignor d'Herbigny, che ideò il Russicum, per darvi un'idea, poi fu destituito da Pio XI proprio perché scoprì quello che faceva, questo d'Herbigny e i suoi colleghi organizzò, d'accordo con i modernisti, praticamente la diffusione di questo dossier contro il sodalizium pianum, con questi documenti sequestrati durante la guerra illegittimamente, con delle menzogne, con delle calunnie, accusando Benigni e Jongs, che era questo avvocato, di essere delle spie nemiche, pensate un po', e quindi questo documento fu mandato a Roma, dove il cardinale Gasparri lo inoltrò al Papa, e da lì la decisione di sciogliere sodalizium. Ma non potevano dire perché era qualcosa che non era buono, quando Benigni tirò fuori tutte le approvazioni di Pio X. Allora, come facciamo a dire che è un'opera cattiva se Pio X diceva che era santa? Allora usarono la formula: date le mutate condizioni. Le mutate condizioni, cambiano le condizioni, il sodalizium che era buono prima adesso non è più utile, lo sciogliamo. In realtà erano contro, però la formula garantisce quindi che la Chiesa non ha condannato mai il sodalizium piano, perché la formula scelta è quella che resta, e la formula scelta è mutate circostanze e condizioni. Ma vi dicevo, non casualmente il momento dello scioglimento del sodalizium fu il momento delle trattative col governo francese, in quanto evidentemente si trattava di, da parte del governo francese, della massoneria francese, di eliminare i principali oppositori. Numero uno, Monsignor Benigni. Chi fu quello che fece da trait d'union tra il governo massonico francese e gli ecclesiastici che ottennero la disgrazia di Monsignor Benigni? Fu un certo Louis Canet. Questo Louis Canet è poco conosciuto,
era in realtà un personaggio importante dell'amministrazione francese, quindi del governo. Era come un braccio destro di Aristide Briand. Quindi era al servizio della massoneria. Nello stesso tempo Louis Canet era un cattolico, ma di che tipo? Era l'esecutore testamentario di Loisy, il capo dei modernisti francesi e del razionalismo biblico. Quindi un modernista. Eppure questo Canet lo vediamo discutere con i reverendi padri della Compagnia di Gesù, lo vediamo discutere, eccetera, ed è lui che organizzerà tutta la trama per giungere al siluramento di Benigni e del Sodalizio Piano, ma non solo loro. C'era un certo padre Salvien, che in realtà era un italiano che era finito in Francia, di origini italiane, che fu niente meno che il fondatore della Documentation Catholique, che esiste ancora oggi. È una rivista cattolica francese, ufficiosa o ufficiale più o meno, in cui c'è tutta la documentazione ufficiale della Chiesa, sia della Chiesa cattolica in genere e quella francese in particolare. E aveva organizzato anche la Bonne Presse, praticamente tutta la stampa cattolica francese. Questo padre Salvien era potentissimo, vedete vedere, un uomo di azione, eccetera, amicissimo anche di Monsignor Benigni. Quando ci sono le trattative tra la Santa Sede e il governo francese per questo vedere se rifare delle relazioni dopo la rottura tra Stato e Chiesa, delle leggi laiche massoniche del 1905, questo Salvien dava fastidio perché era in posizione importante nelle trattative stesse, era amico del vescovo di Parigi e di Lione e si opponeva al buon esito di queste cose. Lo hanno silurato, lo hanno mandato in Siberia praticamente, dove gli è venuto un colpo e pace all'anima sua. Quindi non è un caso, tutto negli stessi anni, non è un caso il siluramento e Sodalizio Piano e quello di padre Salvien e di tanti altri faceva parte di questioni politiche ad alto livello. Praticamente seguendo la vita di Monsignor Benigni possiamo vedere un po' le questioni sia della Chiesa sia degli Stati dall'interno e naturalmente dall'occhio di un vero cattolico integrale. Poi i nemici dei nemici, la massoneria, la democrazia cristiana e il giudaismo. Quando il giudaismo, Monsignor Benigni è riconosciuto universalmente come il più grande esperto della questione per tutta la vita. E questo, Poulain dice, egli lo fu con una coerenza irrefragabile fin dalla gioventù. Perché? Perché era fedele discepolo di Leone XIII. E Leone XIII, che era stato il suo vescovo, perché era vescovo di Perugia prima di diventare papa, aveva diventato papa, aveva preso come basi, diciamo, della lotta per la restaurazione del regno di Cristo, primo, a livello intellettuale, la restaurazione della dottrina di Tommaso d'Aquino, di San Tommaso, e secondo, la lotta senza quartiere contro i nemici della Chiesa, la massoneria e il giudaismo. Allora, i padri gesuiti della civiltà avevano preso, diciamo, la prima fila a questa lotta, ma poi cambiarono, sotto San Pio X, cambiarono bandiera e incominciarono negli anni 20 i primi a fare gli accordi con la massoneria, e questo furono proprio loro, specialmente in Francia e in Germania. Invece Monsignor Benigni, come era, così rimase. Avendo capito qual era il nemico principale della Chiesa, lo combatté a viso aperto, in tutti i suoi scritti, fino alla fine della vita, ma con la, diciamo, la scientificità che gli permettevano le sue conoscenze storiche e sociologiche. Quanto alla massoneria, la stessa cosa. Non solo una conoscenza astratta della massoneria che è necessaria, perché molti vogliono dire tizio massone, caio massone, che poi non si sa se lo è veramente, la prima cosa da fare è di capire cos'è veramente la massoneria, è una scienza della massoneria speculativa, ma poi anche della conoscenza
pratica per cercare di distruggerla. Ora, per esempio, dei documenti ritrovati del Monsignor Pagano, si vede che Monsignor Benigni aveva nei suoi archivi rapporti sulle riunioni delle logge in cui lui sapeva tutto quello che succedeva lì dentro, il che vuol dire che c'aveva degli informatori. Qui c'ho, sempre tramite padre Giantulli, degli scritti che Monsignor Benigni mandò alla polizia politica italiana di informazione, per esempio, sulle logge massoniche a Parigi, che lui infiltrava, della massoneria, della teosofia, eccetera, che infiltrava e diceva: guardate, questi sono i nemici del governo italiano, fascista a quei tempi, e sono i nemici della Chiesa. Beh, nemici del governo, per voi vi dico i nemici del governo, ecco chi sono, ecco cosa fanno, ecco gli indirizzi dove si riuniscono, eccetera. In uno dei documenti che ho fotocopiato e prodotto qui, per esempio, Monsignor Benigni accenna a Mendola. Nel prossimo numero di Sodalizio ne parlerò, perché è uscito un libro sulla vita di Amendola padre, non del comunista, ma il padre, che era socialista prima, liberale dopo, Giovanni Amendola, che morì vittima di un agguato squadristico, sapete. E questo Amendola era figlio di un garibaldino e di una mazziniana, di erede diretto del Risorgimento, e lui da giovanissimo aderì al socialismo, poi divenne liberale socialista, così, e soprattutto alla teosofia, di cui tutti i rapporti alla polizia politica di Benigni parlano della teosofia. La teosofia era diffusissima, a Roma stessa c'erano logge di teosofi, e alcuni attentatori, anche Mussolini, erano teosofi, ma poi nell'ambiente dei teosofi c'era anche gente che stava nell'ambiente fascista, purtroppo. Quindi la teosofia era un problema che andava studiato e lui naturalmente lo studiava. Amendola, che è una delle personalità più importanti dell'antifascismo italiano, per lunghi anni collaborò con la teosofia, poi uscì dalla teosofia, sì, ma per andare dove? Nella massoneria. Poi uscì dalla massoneria, uscì per modo di dire, perché il partito politico che fondò Amendola con l'Aventino, eccetera, è uno dei suo braccio destro, Ruini, non il cardinale, Meuccio Ruini, era un dignitario importantissimo della massoneria. E pare che con Reghini Amendola collaborò fino alla fine. E infatti nei rapporti fiduciari di Benigni e la polizia politica si parla di Amendola già morto come appunto uno di quelli che aveva in mano la conduzione di due associazioni paramassoniche a Parigi che servivano a riunire anche tutti coloro che cospiravano contro lo Stato. Il figlio Amendola comunista, quello dell'attentato di via Rasella, perché fu deciso da lui, comunista fu Amendola figlio, notiamo però che fu anche dopo il capo dei minoristi e il primo e più grande discepolo suo fu l'attuale nostro Presidente della Repubblica, che non a caso ha fatto la prefazione al libro su Amendola. E il padre del Presidente della Repubblica, testimonia anche Aldo Alessandro Mola, Presidente dell'Associazione per la Difesa della Massoneria, non dico massone, e storico illustre della massoneria, attesta che il padre di Napolitano era certamente affiliato alla massoneria. Quindi tutto questo ambiente che dal Risorgimento, tramite il liberalismo, la teosofia e la massoneria, va al comunismo e alla sua versione adesso al servizio dei poteri forti internazionali, eccetera, sono sempre le stesse persone. E naturalmente, se un governo vuole veramente restaurare in Italia qualcosa di serio e combattere veramente i nemici del nostro paese e della Chiesa, naturalmente, deve riuscire a conoscere e a combattere queste persone. Ora, molti hanno calunniato Monsignor Benigni, hanno detto: ah, Monsignor Benigni poi dopo ha collaborato con la polizia politica, ma ha collaborato con lo Stato, con il governo. E perché? Con quale scopo? Con quale fine?
per vantaggi personali, no, per continuare la lotta che aveva iniziato con San Pio X. Se il Vaticano non gli dava più i mezzi per continuare questa lotta, perché San Pio X, capo della Chiesa, gli dava i mezzi economici, politici, di sostegno, eccetera, statale, ecclesiastico, per combattere contro i nemici della Chiesa, quando lo Stato ha voluto, ha detto che voleva fare un'azione antimassonica in difesa della civiltà, ha detto benissimo, io vi do le informazioni, gli argomenti, le notizie che voi potete usare. Io qua ho svariati testi che Vannoni trovò all'archivio di Stato di Roma, potrei anche leggere, li sono portati, non c'è assolutamente niente di sconveniente, ma c'è assolutamente un'informativa pratica importante, eccetera, contro i principali nemici della Chiesa. Un altro nemico era quello della Democrazia Cristiana. Monsignor Benigni, nella prima parte della sua vita, perché la sua vita possiamo dividerla in tre, quella in cui ha mietuto successi sotto Leone XIII e all'inizio di San Pio X, era un personaggio dei più importanti dell'opera dei congressi, che era l'opera, lo diremo, l'azione cattolica di oggi, che si opponeva però alla rivoluzione praticamente. E nell'opera dei congressi Monsignor Benigni veniva detto dell'ala sinistra. L'ala sinistra, non bisogna pensare l'ala sinistra erano dei sinistri, l'ala sinistra vuol dire antiliberale, assolutamente liberale. Lo era, lo restò fino alla fine della vita. Anche lì i democristiani hanno detto tu sei un traditore. No, perché il suo antiliberalismo gli imponeva di rifiutare la confessionalismo di Don Murri prima, fondatore vero della Democrazia Cristiana modernista, scomunicato, di Don Sturzo dopo. La confessionalismo, c'è cioè un partito di cattolici ma non cattolico, è contro i principi stessi della Chiesa Cattolica, che la società deve essere cattolica. Questo fu uno dei punti principali del pontificato di San Pio X: la lotta per i sindacati cattolici e non per i sindacati misti, la lotta per un movimento politico cattolico e non indifferente, la lotta per una stampa cattolica e non di penetrazione. Cioè, sempre San Pio X volle questo, noi dobbiamo essere cattolici integralmente, e questa era anche l'opera di Monsignor Benigni. Quindi anche lì naturalmente si trattava di combattere contro questo movimento democratico cristiano che assicurò il successo del modernismo. E adesso vi spiego perché. Il modernismo è poliedrico, ha mille facce. C'è un modernismo dogmatico, arriva a negare la divinità di Cristo, la dimostrabilità dell'esistenza di Dio. C'è un modernismo biblico, esegetico, allora tutta la Bibbia viene distrutta con la critica, c'è una critica giusta, c'è una critica invece sbagliata, e quella dei modernisti naturalmente era a prioristica contro il sovrannaturale, quindi distruzione della storicità, dell'ispirazione della Bibbia. C'è un modernismo in tutti i campi. Ma naturalmente il modernismo nella esegesi, il modernismo nella teologia, il modernismo, quello spaventava di più. Ah, come? Lì praticamente arrivano a negare che la Bibbia sia autentica, arrivano a negare che Gesù Cristo sia Dio. Allora questa è grossa. Allora San Pio X li condanna ed ecco la bugia. San Pio X ha estirpato il modernismo. Chi glielo diceva? Glielo diceva chi voleva che non continuasse la lotta contro il modernismo. E gli dicevano, la guerra è già finita, non c'è più nessuno che abbia il coraggio di dire che Gesù Cristo non è Dio. Stia tranquillo Santo Padre, ha vinto. E San Pio X diceva loro, credete? Non è così, non è così. Allora il modernismo come ha fatto? Il modernismo si è nascosto, erano pronti a giurare di non essere quello che erano, e poi si è ritirato sulle questioni più opinabili, più discutibili, non più sul dogma, non più sulla divinità di Cristo, ma in materia di filosofia, perché la filosofia è questione di ragione, non è questione di fede.
Allora, sostituiamo alla filosofia tomista una filosofia moderna senza cambiare la fede, solo che se cambi lo strumento per riflettere sulla fede, cambi la fede. Ah, no, 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 la fede rimane quella di prima, cambiamo la filosofia. Ecco, per esempio, Blondel. Oppure cambiare l'apologetica, che è una prassi, come facciamo a convertire le persone? Allora quella del sentimento e non quella delle prove con i miracoli dell'esistenza di Dio. Oppure cambiare la pastorale, la dottrina resta sempre uguale, ma nel nostro modo di approcciare la gente cambiamo. Oppure cambiare la pastorale con la gioventù. Oppure cambiamo che cosa? La liturgia, che è pratica. La liturgia è una cosa pratica, non è direttamente questione di fede, indirettamente. Allora, se c'è un gesto in più, una genuflessione in meno, non è la fede che viene toccata. Ecco. E poi, soprattutto, il movimento sociale, politico, cattolico, la democrazia, eccetera, allora, i sindacati, tutte quelle cose lì. Il modernismo sociale permise la sopravvivenza del modernismo. La sopravvivenza del modernismo. I modernisti non potevano più dire Gesù Cristo non è Dio, la Bibbia è falsa, eccetera. Lo hanno ridetto 30 anni dopo, lo dicono adesso. Ma potevano però occuparsi di questioni apparentemente che erano del dominio della ragione, della filosofia, della politica, della prassi. Allora lì abbiamo ancora mano libera e la battaglia si è giocata lì. È per questo che Benigni, dopo che il modernismo più religioso, più speculativo, fu sconfitto per il momento, sapendo che la mala pianta esisteva sempre, incominciò, e San Pio X con lui, la battaglia su questi punti che sembrano secondari, ma non lo sono affatto. Come agiscono adesso i modernisti di oggi? In maniera molto più spudorata, perché comandano loro, ma anche facendo così. Vedete per esempio che incominciano a prendere questioni di ordine morale piuttosto che di ordine direttamente di fede, oppure nei rapporti tra Stato e Chiesa. Perché? Perché sono questioni non più discutibili, già che la Chiesa l'ha pronunciato di già, ma meno gravi, meno evidenti che per esempio la negazione dell'esistenza di Dio, della divinità di Gesù Cristo. Lì cercano di mettere solo il dubbio, procedono in maniera più guardinga. Ma naturalmente in tutte le questioni, allora per esempio il divorzio, ecco, non si può dire che il divorzio è lecito, però gli orientali scismatici hanno il divorzio, allora chissà che, visto che all'ecumenismo sono chiesa sorella anche loro, che non si possa scegliere la loro opzione, incominciando non dalla teoria ma dalla prassi, non sempre ma in un caso straordinario, vedete, il loro modo di procedere. Naturalmente questo modo di procedere è da volpi, no? Loro vogliono andare molto più in là. Dopodiché dei due modernisti uno fa il conservatore e dice no, 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 non possiamo, e l'altro dice sì, 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 dobbiamo andare avanti, sono cardinali tutti e due, e il loro capo non dice niente. Come mai? È perché è un gioco delle parti, come in commissariato, no? Il poliziotto buono è quello cattivo, il commissario li usa tutti e due, e sciocchi quelli che ci credono, evidentemente, non bisogna credere né al poliziotto buono né a quello cattivo, spero che ci siano poliziotti insani. È evidente, no? Capito? E il metodo è sempre lo stesso. Allora, quando Benigni capì che il problema ormai si era spostato dalla critica biblica o dai dogmi, si era spostato a un livello più concreto, più basso, però ha capito che era lì che poteva sopravvivere il modernismo. E naturalmente lì ci fu lo scontro con il movimento in Francia di Marc Sangier, di Sion, e in Italia con la Democrazia Cristiana di Murri, e poi dopo di Sturz. Questo fu uno scontro mortale anche lì. Marc Sangier, San Pio X lo condanna con l'enciclica sul Sion, lì Benigni ebbe il suo ruolo. Ebbene, Sangier che cosa fece? Mi sottometto. Dopodiché continua a dire esattamente le stesse cose di prima,
Io ho fatto una citazione del cardinal Verdier, arcivescovo di Parigi, negli anni 30, dove diceva: tutto il bene nell'azione cattolica, politica, sociale della Chiesa viene da Marsaglia. Cioè, chi era condannato da San Pio X all'inizio del Novecento come l'iniziatore di un movimento di apostasia, con una parolina, mi sottometto, poteva essere riciclato e riverniciato come il miglior difensore della Chiesa in ambito politico. Vedete l'operazione? Lì si è giocata la sopravvivenza o la morte del modernismo. Sono sopravvissuti. Dopodiché negli anni 50 ecco che il fiume carsico è uscito di nuovo, allora sono tornati di nuovo a demolire e attaccare i fondamenti stessi della fede, sostituendo la fede col sentimento religioso, che è tipico del modernista. Il modernista è un agnostico che non crede neppure in Dio con certezza, è un agnostico che trova però un Dio nel suo cuore e nella sua coscienza. Questo è il credente modernista, che è poi l'esito del protestantesimo razionalista da un lato e sentimentalista dall'altro, soggettivista dall'altro, le due versioni del protestantesimo. Quindi, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma siccome sono le 7 bisogna andare in trattoria o a casa, direi che possiamo finire qui. Scusi, Don Francesco, la teosofia cosa voleva, cosa propugnava, io non lo so. Viviamo in mezzo alla conseguenza della teosofia senza renderci conto. La teosofia è una cialtroneria inventata da una donna, Elena Petrovna Blavatsky, che poi non era neanche il cognome suo, ma del vecchio marito che lei abbandonò subito. Non è un caso. Eh? Non è un caso. Sia donna. Sì. Allora costei faceva parte di massonerie miste che ammettevano anche le donne, la massoneria in genere non l'ammette. Era una vera e propria occultista, praticamente si occupava di magia, no? Fu a fianco di Garibaldi nelle guerre di Garibaldi contro il Papa, contro Pio IX, e fondò questo movimento di teosofia, che praticamente era un movimento spiritualista molto incentrato sulla spiritualità dell'induismo. La mania per l'induismo, che è venuto poi dopo con i figli dei fiori e poi a Cadere eccetera eccetera, i precursori sono stati i teosofi. Ma non solo di questo si è interessata anche di diffondere il femminismo, la contraccezione, soprattutto la sua discepola, la papessa, come la chiamava Benigni, Annie Besant. Dalla teosofia si scinde l'antroposofia di Steiner, con le famose scuole steineriane, dove i figli di Berlusconi sono andati anche su scelta della pseudo moglie. La teosofia aveva tra l'altro tra i suoi simboli la svastica, perché è uno simbolo induista, come ben si sa, e esiste tuttora, esiste tuttora questo soggetto. È una cozzaglia, è una paramassoneria, una cozzaglia di tutto l'occultismo, lo spiritualismo non cristiano o pseudo cristiano che sia possibile trovare. Tutto quello che riguarda l'occultismo è quello che è diffuso dal New Age. D'altronde il New Age, la nuova era, erano i titoli delle riviste massoniche anche di 100 anni fa. L'attuale New Age praticamente la volgarizzazione e la diffusione a chiunque della teosofia, la quale di già a sua volta era una cialtronizzazione di cose tra virgolette più serie, se vogliamo dire così. Diciamo solo che, come piccola curiosità, i massoni che si ritenevano più seri o più studiosi, disprezzavano, o più accademici, disprezzavano. Come Genon ha scritto un libro contro la teosofia e un libro contro lo spiritismo. Ma però se non è zuppa e pan bagnata, cioè occultisti l'uno e gli occultisti gli altri. Posso fare una domanda? Abbiamo visto preti che si bisticciavano, ma ci sono anche massoni che si bisticciano. Perché non, però, ha sempre parlato contro la mancia, non ha mai...
è stato sempre un punto distintivo della Genoa. Diciamo anche per difenderlo, però sì, per dire la verità. Insomma. Quando era vescovo della Chiesa Gnostica, vabbè, che cosa faceva? Certo, però poi ha rinnegato completamente, nel senso che la prospettiva genoniana per definizione è proprio antimagica in contrapposizione a Evola. Sì, antimagica, va bene, però questo non è che salva Genoni, sì, ecco, però appunto, ecco, questo bene, punto bene, di vista certo, infatti ho scritto contro la teosofia. Ma adesso non allontaniamoci dal tema. Vuole fare una domanda sola di dietro? Poi segnami, volevo fare una domanda anch'io. Sì, sì, avanti con le domande. Lei ha parlato di una serie di nemici, no? Sì, non so se li ho finiti tutti, ma vabbè, ma passano quelli che ha citato. Cosa avevano in comune, anche se per esempio i bolscevismi potrebbero essere stati finanziati dagli eschimesi, tra virgolette? L'ha detto anche Putin recentemente. Lo so, non a caso lo sto confermando. Agli stessi eschimesi gliel'ha detto. Allora, perché? cioè, qual era l'interesse comune di voler, di voler contrastare la Chiesa quella vera? Mi riferisco anche a Don Curzio Nitoglio, non so se lei conosce gli scritti di Don Curzio Nitoglio. Beh, insomma, ci ho vissuto assieme a 20 anni. Anche a Don Luigi Villa, insomma, quindi lei lo conosce perfettamente. C'è un progetto sempre degli eschimesi che parte da lontano, da molto lontano. Beh, questo è un discorso molto più lungo. Con i maroniti, per esempio, ecco. E che forse riguarda Benigni. No, riguarda Benigni perché Benigni fu il massimo esperto della questione, la questione giudaica, massimo esperto anche sulla questione dell'omicidio rituale, che è un dettaglio importante nella questione giudaica generale. Ma diciamo che qui usciamo dall'ambito delle idee, della politica, della dottrina, della storia, e bisogna arrivare a qualcosa di religioso. La questione, per comprendere veramente, realmente, fino in fondo la questione, bisogna andare alla questione religiosa, cioè bisogna risalire, a mio parere, a quello che era il piano di Dio nell'elezione prima, nella riprovazione dopo di un popolo, non in ogni singola persona, ma nella collettività, nel suo essere un ente collettivo. Le epistole di San Paolo tutte quante parlano di questo tema. Senza aver ben meditato queste questioni si vedrà del problema solo ciò che c'è alla superficie. Problemi importanti di ordine politico, di ordine economico, di ordine sociale, di fatti storici, eccetera. Sono tutte questioni importanti. Ma di queste questioni è come vedere di una malattia i sintomi, ma di non conoscerne l'origine. Ho male qui, ho male là, ho male là, mi sento questo, mi sento quest'altro, cosa sarà mai? Per trovare veramente la radice profonda, l'unica prospettiva esauriente, e che evita anche tanti errori e tanti sbagli in questa materia, qui è facile commetterli, è quella religiosa, soprattutto quella che ci viene data dalla Sacra Scrittura tutta quanta, e dall'epistola di San Paolo in particolare. E quando lui dice sono i nemici del genere umano e hanno come questa misteriosa funzione di impedire che i gentili, gli ebrei, credano in Cristo, questa è la parola di Dio, è di una profondità enorme, perché la loro elezione era proprio l'opposta, far conoscere Cristo alle genti. E invece, diciamo, il ruolo invertito che svolgono misteriosamente è quello di impedire alle genti di credere in Cristo. È un ribaltamento misterioso, e questo ribaltamento fa parte del piano divino, che è una cosa molto più grande, molto più vasto. C'è un piano divino per ciascuno di noi, c'è un piano divino per i popoli e per la storia, e questo fa parte di questo piano divino come mistero di iniquità dopo il mistero di elezione, naturalmente. Questo penso come risposta. Ho dimenticato di citare il programma Exodetium Pianum. Allora, per chi non lo conosce, la sua grande attualità, lo trovate anche nel numero 61 di Sodalizio, è organizzato in un per e contro. Questo programma per me può essere preso ancora oggi come programma da tutti noi.
fu approvato dalla Chiesa. La disquisizio dice: questo documento è di una importanza capitale, la lettera e lo spirito sono indubbiamente lodevoli. E soprattutto da rilevare che il programma, così come nella carta, risponde alle idee e agli intendimenti di Pio X, che voleva ricondurre il mondo alla piena restaurazione in Cristo senza compromessi di sorta. Il programma si articola in 18 punti. Noi siamo cattolici, romani, integrali, e spiega cosa indicano questi tre termini. Quindi noi siamo papalini, clericali, antimodernisti, antiliberale, antisettario, quindi integralmente controrivoluzionari. Poi dopo c'è appunto, è molto lungo, noi lottiamo per il principio, per il fatto dell'autorità, della tradizione, dell'ordine religioso e sociale. Consideriamo come piaghe nel corpo umano della Chiesa lo spirito e il fatto del liberalismo, del democratismo cosiddetti cattolici, come del modernismo intellettuale pratico, radicale o moderato, come loro conseguenze. Poi salto naturalmente alcuni di questi punti per vedere il punto sesto. Allora, in un punto sesto abbiamo i nemici esterni e interni. Gli esterni, le sette giudeo-massoniche, i loro alleati diretti, sono nelle mani del potere centrale della setta. Gli interni, modernisti, demo-liberali, eccetera, gli servono di strumento cosciente o incosciente per l'infiltrazione e la decomposizione tra i cattolici. Questo è anche un po' una risposta che mi chiedeva, il collegamento. Noi combattiamo la setta interna ed esterna, sempre, dovunque, sotto tutte le forme, con tutti i mezzi onesti ed opportuni. Nelle persone dei settari interni ed esterni dei loro complici, noi combattiamo soltanto la realizzazione concreta della setta, della sua vita, della sua azione, dei suoi piani. Questo intendiamo farlo senza alcun rancore verso i nostri fratelli traviati, come altresì senza alcuna debolezza e senza alcun equivoco, come un buon soldato tratta sul campo di battaglia quanti militano sotto lo stendardo nemico, i loro ausiliari e i loro complici. Ecco la prassi di Benigni. Siamo in una battaglia, c'è il nemico, un buon soldato, come deve trattare il nemico, gli ausiliari e i complici, così li trattiamo noi, senza odio, ma facendo quello che bisogna fare. Allora poi dice: noi siamo contro e siamo per, siamo contro ogni tentativo di diminuire, di rendere secondaria e simbolare le rivendicazioni proprio la questione romana, quindi la questione del risorgimento, di ostacolare l'influenza sociale del papato e di far dominare il laicismo, per la rivendicazione instancabile della questione romana dei diritti e della direzione della Santa Chiesa, poi contro l'interconfessionalismo, cioè gruppi e associazioni di persone di confessioni diverse. L'interconfessione, la massoneria è interconfessionale, e così questo interconfessionalismo l'ha combattuto nel Partito Popolare, lo ha combattuto nei sindacati interconfessionali, ovunque ci fosse l'interconfessionismo. Il neutralismo, il minimismo religioso nell'organizzazione e azione sociale, eccetera, eccetera. Per la confessionalità in tutti i casi. Ecco. Contro il sindacalismo apertamente o implicitamente areligioso, neutro, amorale, che fatalmente conduce alla lotta anticristiana delle classi, secondo la legge brutale del più forte. Contro il democratismo, anche quando si chiama cristiano, eccetera, eccetera. Contro il liberalismo, anche quando si chiama economico-sociale, che spinge col suo individualismo la disgregazione religiosa, quindi non contro l'uno ma non contro l'altro. Nemici della Chiesa sono tutti nemici della Chiesa. Il problema è che a volte uno dice: io sono contro quelli lì, allora mi alleo con quelli là, oppure sono contro quello là, mi alleo con quelli lì, invece contro uno, due, tre. Per l'armonia cristiana fra le classi, fra loro, come fra l'individuo e la classe della società intera, per l'organizzazione corporativa della società cristiana, secondo i principi e le tradizioni di giustizia e carità sociale, eccetera. Contro il nazionalismo pagano, che fa riscontro al sindacalismo areligioso, quello considerando le nazioni, come questo le classi, quali collettività di cui ciascuna può e deve amoralmente fare i propri interessi anche al di fuori contro quelli degli altri, e nello stesso tempo contro l'antimilitarismo e il pacifismo utopista, sfruttati dalle sette allo scopo di indebolire e addormentare la società sotto l'incubo giudeo-massonico,
per il patriottismo sano e morale, il patriottismo cristiano di cui la storia della Chiesa Cattolica ci ha dato sempre splendidi esempi. Quindi è chiarissimo. Contro il femminismo, a parlare con il femminismo nel 1910 è un preveggente che esagera e snatura i diritti e doveri della donna mettendoli fuori dalla legge cristiana, contro la coeducazione dei sessi, contro l'iniziazione sessuale della fanciullezza, ma per il miglioramento delle condizioni materiali e morali della donna, della gioventù e della famiglia secondo la dottrina della tradizione cattolica. Contro la dottrina e il fatto profondamente anticristiani della separazione tra Stato e Chiesa, è chiaro, come fra la religione e la civiltà, la scienza, la letteratura e l'arte, per l'unione leale e cordiale tanto della civiltà, della scienza e della letteratura e dello Stato con la religione e con la Chiesa. Contro l'insegnamento filosofico, dogmatico e biblico modernizzato, anche quando non è prettamente modernista ma gli si avvicina, per l'insegnamento ecclesiastico ispirato e guidato dalla gloriosa tradizione della scolastica e dei santi dottori della Chiesa. Contro il falso misticismo, attenzione, a tendenze individualistiche illuministe, gli illuminati di tutti i generi, e invece per la vita spirituale, intensa e profonda, secondo l'insegnamento dottrinale e pratico dei santi e degli autori mistici lodati dalla Chiesa. In genere contro lo sfruttamento del clero e dell'azione cattolica da parte di qualsiasi partito politico o sociale, e in specie contro l'esagerazione sociale che si vuole inoculare al clero col pretesto di uscire dalla sacrestia per rientrarvi che troppo raramente o di nascosto, e per il mantenimento dell'azione sacerdotale, rispettivamente l'azione cattolica, nel suo insieme sul terreno apertamente religioso, avanti tutto e senza esagerazioni sociali o simili per il resto. Contro la mania e la debolezza di tanti cattolici voleva apparire coscienti ed evoluti del proprio tempo e bonari di fronte al nemico, ma sempre implacabile, pronti a ostentare il loro tolerantismo e a arrossire, se non dir male, degli atti giusti, di giusto rigore compiuti dalla Chiesa. Cioè praticamente questi qui che sono pieni di comprensione per i nemici della Chiesa e pieni di severità per la Chiesa. E invece per un contegno giusto e conveniente, ma sempre franco, energico e instancabile di fronte al nemico, alla sua violenza e alle sue astuzie. E infine, contro tutto quanto è opposto alla dottrina, alla tradizione, alla disciplina, al sentimento del cattolicesimo, integralmente romano e per tutto quello che gli è conforme. È un programma veramente moderno, un programma chiaro, un programma che non lascia spazio a compromessi di nessun genere e che unisce la dottrina e la prassi. Mirabilmente esposta. Quindi chiudo la parentesi perché mi sembrava di non aver due parlato. Domande ancora e poi chiudiamo data velocissimo, guardi. Allora, la prima è questa. Lei ci ha detto che Monsignor Benigni ha lavorato fino alla fine, cioè sì, fino al 34. Storia sociale della Chiesa del 33. Le volevo chiedere la posizione, se si è espresso sia nei confronti dei patti lateranensi del 29, sia sul fascismo, il quale fascismo, fra le tante cose belle o brutte, aveva anche messo all'indice la massoneria. Allora, due questioni importanti, grazie di avermele poste perché le avevo dimenticate. Allora, ne parlerò in un articolo, prima o poi uscirà. Sulla conciliazione del 29 fu favorevole, al contrario del suo grandissimo amico e l'altro membro del sodalizio in Francia, l'abbé Boulain, padre Boulain, che era contrario. Però ovviamente... Gaspari è stato lui a fondare, allora, come segretario di Stato. Certamente. Il problema, allora, lui era d'accordo per il realismo tipico di Monsignor Benigni. Certamente posso dirle che, per esempio, i cardinali più vicini a Pio X, Delay e Marie del Val, chiesero a Don Paolo de Tott, amicissimo di Benigni, di intervenire presso Arnaldo Mussolini, che era la via di comunicazione dei cattolici, possiamo dire così, perché erano stati messi fuori dalle trattative. In pratica la conciliazione in sé, visto che era un fatto difficilmente evitabile, sì, ma come farla è un'altra questione. Quanto al fascismo, Monsignor Benigni dottrinalmente si oppose al fascismo regime nella maniera più ferma, movimento, in maniera più ferma. Se lei legge Fede e Ragione, De Tott, Benigni,
gli attacchi contro il fascismo nascente sono durissimi, denunciando nel fascismo nascente l'opera della massoneria, ed era vero, ed era vero. Si pensi che la riunione famosa a Milano, piazza San Sepolcro, ospiti di Cesare Goldman, esponente del giudaismo e della massoneria, dice, non tutto, ma è un bel esempio, dei quattro famosi quadrumviri della Marcia su Roma, l'unico non massone era Mussolini, lo erano gli altri tre. Quindi Benigni fu nettamente contrario al fascismo movimento. A partire dal 22-23, Monsignor Benigni di più, Don Paolo De Tot di meno, ma entrambi valutarono il fascismo in un altro modo, in quanto la decisione del governo Mussolini, a quel momento non era più il fascismo, era il governo d'Italia. Il governo italiano aveva preso delle misure nel campo del lavoro, parliamo della carta del lavoro, nel campo della soppressione delle sette, quindi della massoneria di fatto, eccetera eccetera, l'incompatibilità tra l'appartenenza alla massoneria e al fascismo, che però fu una barzelletta perché i gerarchi massoni rimasero nel fascismo e fecero quello che dovevano fare, infatti ce n'erano da entrambe, anche dopo il 43 c'erano da entrambe le parti, c'erano anche degli antimassoni che erano massoni. Farinacci per esempio fu un fascista rumorosamente antimassone, e qualcuno fece la battuta, per essere sicuro di non sbagliarsi, era affiliato alle due massonerie, sia Piazza del Gesù sia Palazzo Giustiniani. Allora, l'opera di Monsignor Benigni, che fondò l'IRDS, Istituto Romano di Difesa Sociale, si programmava questo: il nostro istituto combatterà chi combatte il governo fascista, noi vogliamo sostenere il governo fascista, e se c'è qualche cosa di sbagliato nelle idee, nel governo, faremo, per così dire, un'opposizione costruttiva. Praticamente il cattolicesimo sociale politico si divise in tre tronconi di fronte al fascismo dopo la vittoria di Mussolini e soprattutto dopo le scelte pratiche di Mussolini in favore della Chiesa. Un troncone rimase antifascista, apertamente o chiaramente antifascista, per motivi non cattolici di Monsignor Benigni, ma per motivi di democratismo liberale. Ed è la Democrazia Cristiana che ha trionfato dal 43 in poi. Un altro troncone che faceva parte del cattolicesimo liberale filomodernista si schierò col fascismo in una prospettiva clerico-fascista. Il fascismo ha realizzato quell'armonia tra il risorgimento liberale e il cattolicesimo. Quindi molti nemici di Monsignor Benigni, Grosoli, Mattei, Scornaglia, eccetera, che erano dei cattolici liberali, dei cattolici modernisti, in parte persino Don Murri, il fondatore della Democrazia Cristiana, si schierarono col fascismo, ma perché videro nel fascismo l'inveramento del risorgimento liberale. Allora, Monsignor Benigni è totalmente contro queste persone qui. Invece Monsignor Benigni, da uomo pratico, De Tot da uomo di dottrina, rimase sulle sue. Monsignor Benigni, da uomo pratico, decise, qui bisogna fare qualcosa, per fare qualcosa bisogna scegliere, non possiamo restare neutrali, per scegliere bisogna fare in modo che il governo fascista sia usato come strumento efficace per combattere i nemici principali della Chiesa, ovvero sia l'Internazionale Giudaica, il Vitello d'Oro, la Setta Verde, la massoneria, e poi il democratismo, l'Internazionale Bianca, la Democrazia Cristiana, che è il modernismo sociale che rovina la Chiesa. E quindi l'attività di sostegno al regime che diede Monsignor Benigni come informatore della polizia politica e del Ministero degli Interni, e prima degli esteri, ma dagli esteri fu silurato dal ministro, che era chi? Ministro degli esteri, che silurò Benigni, un altro siluro, Dino Grandi, che essendo un super massone, evidentemente
pensava che le informative di Benigni erano inutili, ma è chiaro che erano inutili, è ovvio. Quindi il lavoro che Monsignor Benigni fece non fu un lavoro di sostegno di ciò che il fascismo aveva di nazionalismo pagano, contro il quale egli era chiaramente schierato, ma fu un sostegno pratico e concreto per distruggere il più possibile dei nemici comuni e soprattutto per avvertire e illuminare, per così dire, il governo e chi poteva fare qualcosa per l'Italia e per la Chiesa dei pericoli che correva, perché esso stessi erano pieni di gente così, certo. Cioè c'aveva dentro dei personaggi così. Padre Gemelli, allora, soprattutto fu un'altra cosa, non era come Monsignor Benigni. Lui era più o meno, assieme a Padre Rosa, che di Benigni era il nemico pubblico numero uno, e formarono l'ala destra della DC. Allora, l'ala destra della DC, che non era DC ma era il PP, quando il PP fu fondato il movimento cattolico fu spiazzato. Pio X non aveva mai voluto, Benedetto XV chiuse gli occhi e tollerò, fece finta di, cioè Gaspari. Allora, all'inizio i cattolici intransigenti non vollero entrare nel PP, che era il nemico loro numero uno. Quando videro che era l'unica realtà esistente, cosa facciamo? Vediamo di condurlo al confessionalismo e all'intransigenza di sempre. Fondarono l'ala destra. La cosiddetta ala destra era per un partito popolare integralmente cattolico. Quest'ala destra è divisa in due parti, in tre. Quella di Benigni de Tott, che era la cattolica integrale che continuava il programma di Pio X, che si serviva come uomini politici cattolici di Medolago, Albani e di Sassoli dei Bianchi. Quella milanese di Olgiati e Gemelli e quella di Roma di Padre Rosa e dei Gesuiti. Allora, questi tre aspetti della destra si detestavano e quindi Gemelli, ma soprattutto Padre Rosa, fecero fuori Benigni e De Tott. Allora Benigni e De Tott dissero collaborare col PP è impossibile ed è per questo che Medolaro Albani e Sassoli dei Bianchi uscirono dal Partito Popolare. Prima avevano cercato, alleandosi con l'estrema sinistra della DC, di far fuori il gruppone di Sturzo, ma fallire. Ultima domanda. Allora, in realtà ne sono due, cercherò di farle brevissime. Allora, no. Perché dobbiamo... Sì. Allora, intanto abbiamo appreso come la figura di Umberto Benigni sia stata molto complessa. Un sociologo, uno storico, di tutto. Un uomo pratico, un James Bond. Era un appassionato di Giallo. Esattamente. Dopodiché una persona di straordinaria cultura, esperto di giudaismo e quant'altro, autore di quell'opera monumentale, sette volumi, lei storia sociale spesso parla, Storia sociale della Chiesa, che si ferma, ahimè, purtroppo al XVI secolo per motivi proprio di... non è ha fatto in tempo, poi quello era il punto, quello era stato il problema. Prima. Allora, evidentemente i punti del Sodalizium Pianum rispondevano ad un'esigenza di... controspionaggio, tra virgolette, per farla breve. E non solo. Però ci sono anche delle... Era un vero e proprio istituto secolare, anche in questo c'è la modernità, lui voleva l'approvazione della Chiesa come istituto secolare. Come istituto secolare. Che però, a quei tempi non esistevano praticamente quasi. Ci sono dei punti che fanno trasparire anche qual è quella idea sociale che debba esserci in una società rettamente intesa e ordinata. Io questo volevo chiederle intanto, cioè la sua opera monumentale della storia sociale della Chiesa ovviamente sarà stata scritta con una sapienza anche pratica, pragmatica, concreta, data la sua storia. Fa morire ecco, per ridere. Tra l'altro, quindi immagino, sarebbe possibile estrapolarne, diciamo, dei contenuti? Ci abbiamo già pensato, per esempio, noi l'abbiamo letta a tavola, ecco, il seminario l'abbiamo letta a tavola, allora la storia sociale della Chiesa... Non è una storia della Chiesa come le altre, nell'anno tale successe quello, ma è l'influenza sociale della Chiesa, cioè l'influenza della Chiesa sulla società. I monti di pietà. Dall'inizio della cristianità,
dalla fondazione del cristianesimo fino a oggi, in realtà fino all'inizio dell'era moderna, si è fermato lì. Dal punto di vista etico-giuridico, dal punto di vista politico, dal punto di vista economico. Studia questi tre punti tenendo in considerazione dei coefficienti naturali che prende da Hippolyte Taine, che non è cattolico, e lo dice chiaramente, che sono la razza, l'ambiente e il momento, ecco, che influiscono sulla storia, però non sono decisivi naturalmente. Tutto questo per mostrare l'impero della Chiesa, cioè come tutte le cose possono essere restaurate in Cristo dal punto di vista economico, sociale, politico, morale, etico, giuridico, grazie all'influenza benefica che la Roma cristiana e cattolica e papale ha avuto lungo i secoli. Allora, come estratti? Un estratto riguardante tutto quello che Benigni ha scritto sul problema giudaico attraverso la storia della Chiesa è stato fatto in francese, è stato tradotto in francese e pubblicato sulla RIS, cioè la Revue Internationale des Sociétés Secrètes, dove il fondatore Monsignor Juin, ma il vero quello che dirigeva un po' tutto per tantissimi anni, fu l'abbé Boulin, che era il braccio destro di Benigni. Allora lì c'è stato già un estratto su questo tema. Noi volevamo, durante la lettura a tavola in seminario, per anni e anni abbiamo letto la storia sociale della Chiesa, abbiamo finito adesso. Volevamo pubblicare in estratto, perché i 7 volumi è un problema economico che ci supera, una parte del volume dedicato a Monsignor Benigni, la crisi del Medioevo, perché quando parla della crisi del Medioevo mostra quali sono stati tutti i coefficienti che hanno portato alla crisi della società cristiana, cioè tutti i nemici della cristianità, della società cristiana, nella filosofia, l'Islam, il giudaismo, la letteratura, le sette segrete, eccetera, eccetera. Li studia tutti, uno dopo l'altro, spaziando appunto dalla letteratura alla politica, alla filosofia, eccetera, eccetera. No, per esempio quello che ho scritto sui Tre Anelli, la leggenda dei Tre Anelli, che si trova in Boccaccio, ma prima ancora negli scritti cavallereschi dell'epoca di Federico II, e c'è Benigni di già, quindi l'influenza della filosofia averroista, i trovatori, i fedeli d'amore, le sette templari, tutto, 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 tutto. Allora, è veramente un quadro illuminante sulla crisi sociale, economica, politica, giuridica, etica e religiosa della cristianità. Per capire come la rivoluzione ha proceduto secoli fa e come continua a fare ancora oggi, perché poi fa dei continui rimandi ai tempi a noi contemporanei. Ecco, solo quelle pagine lì valgono la pena di essere pubblicate, tutte varrebbero la pena di essere pubblicate, ma quelle sono veramente di un grande interesse, quindi non rubateci l'idea, per favore, perché stiamo già pensando. Poi brevissimamente, se fosse possibile, brevissimamente, siccome uno dei topoi di una sorta di neogallicanesimo è quello proprio della... di sminuire, se non di calunniare l'opera di, che ne so, di Pio XI riguardo l'Action Française o di anche Benedetto XV, magari esagerandone la minor veemenza rispetto a San Pio X nei confronti del modernismo. Il medesimo discorso che viene fatto per Leone XIII. Allora, bisogna vedere da un lato cosa è successo a questi pontefici durante la battaglia contro l'Action Française. È una cosa, perché la dottrina dell'Action Française era quel nazionalismo pagano, la dottrina di Morasse era per il nazionalismo integrale. I modernisti hanno cercato di far coincidere il cattolicesimo integrale di Benigni col nazionalismo integrale di Morras. Anzi, per tantissimi anni l'unico testo che girava era quello di Louis Canet, di cui ho parlato prima, sotto pseudonimo di Fontaine, che era un giansenista, per accusare gli integristi di essere dei morrassiani. Siccome i morrassiani avevano avuto la condanna, loro erano condannati. Una calunnia, perché quando sotto Pio X
c'erano i morassiani e i cattolici integrali, volavano bastonate e scintille, non la pensavano allo stesso modo. Tuttavia è vero che chi ha lavorato concretamente contro le sovranze sono stati i democratici cristiani del Sio, si sono vendicati. La parte opposta. La parte opposta, quindi condannati giustamente per il motivo sbagliato. Allora bisogna fare una netta distinzione tra la dottrina della Chiesa dei Pontefici, dottrina della Chiesa dei Pontefici, e lì se il pontefice è legittimo è il magistero della Chiesa, e anche le leggi, la disciplina, e noi dobbiamo accettarla in toto. E quindi evidentemente quelli che cominciano a criticare, a condannare la dottrina, l'insegnamento della Chiesa, eccetera, 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 sbaglia, chiunque sia il pontefice, chiunque sia il papa, anzi, sono veramente delle fonti straordinarie di dottrina che noi troviamo in ciascuno dei pontefici, anche quelli che ha nominato lei. Se invece parliamo della prassi, cioè del tipo di governo tenuto dall'uno o dall'altro, beh, non si può però, per rispetto alla Santa Sede, alla Chiesa, giungere al punto di un concordismo che è contrario ai fatti storici. Allora, invece di prendere gli esempi che mi ha preso lei, cioè, è certo che Benedetto XV cambiò la politica di Pio X, la politica, non la dottrina, la politica di sicuro. Anche nella prassi contro il modernismo, cambiò, il problema. Cambiò tutto, e questo fu una tragedia. Facciamo un esempio nella storia antica, ma non troppo. Tre papi che sono venuti uno dietro l'altro. Paolo IV, Pio IV, Pio V, San Pio V. Pio IV è quello che ha concluso il Concilio di Trento, lo zio di San Carlo. Tutti noi preti abbiamo prestato come il giuramento, la professione di fede cristiana promulgata da Pio IV. Quindi Pio IV ha svolto un ruolo magnifico, straordinario nella storia della Chiesa, tutto quello che ha promulgato conciliarmente e no è la parola della Chiesa romana che si accetta in toto. Però pensare che da un punto di vista invece della contingenza pratica delle cose umane di tutti i giorni abbia continuato esattamente la politica di Paolo IV e Pio V, quella di Pio IV, è assolutamente sbagliato, tant'è vero che passano il tempo a tagliarsi la testa. Per dire, Pio IV la prima cosa che fece fu di tagliare la testa ai nipoti di Paolo IV, di cui uno era un cardinale, nel senso, beh, non è Pio IV in persona che l'ha tagliata, il boia, sì. Uno fu strangolato e l'altro non so se decapitato. E quando San Pio V divenne papa fece tagliare la testa al giudice che Pio IV aveva messo per far mettere a morte i nipoti di Paolo IV. Questo è un esempio, direi, marchiano di un totale cambiamento di politica, almeno su un punto pratico. No? Su questo non c'è sempre nessun dubbio. Io spero di non scandalizzare nessuno, ma tutte le famiglie hanno delle storie così. Ecco, e quindi c'era anche un motivo, c'erano dei motivi, non è che si svegliavano e volevano fare una cosa crudele o giusta, c'erano dei motivi, c'erano delle politiche diverse. Senza dubbio la linea dei pontificati di Paolo IV e di Pio V fu la migliore, a mio modesto parere, la canonizzazione di San Pio V direi che lo dimostra, certamente fu una linea di riforma della Chiesa nei costumi e nella disciplina, ma soprattutto di contrariare l'eresia grazie all'Inquisizione voluta da Paolo IV e da Pio V. Sarà brutto dirlo, scandalizzerà le anime belle, ma è stata ciò che ha salvato, ha salvato è Dio, ma lo strumento umano, materiale, concreto che ha salvato la cristianità, la società e la Chiesa, che è indefettibile ma non sappiamo come si sarebbe ridotta, è stata questa scelta, senza dubbio. E senza dubbio quel pontificato in mezzo non è stato così. C'è stato un cambiamento di rotta e la santità di San Carlo è consistita proprio, lui, nipote di Pio IV, a fare tutto perché l'eletto del conclave fosse San Pio V, che era la linea opposta. Grazie a San Carlo, che non ha guardato la parentela, ma ha guardato alla verità e al bene per la Chiesa. Quindi Pio IV un grandissimo papa,
ma le scelte contingenti, ci può essere scelte piove, ci sono papi santi, ci sono papi ottimi, ci sono papi buoni, ci sono papi mediocri, ci sono anche papi che la loro dottrina è perfetta, le leggi che hanno fatto magnifiche, e poi però la prassi può non essere. Però in questa prassi, questo bisogna precisarlo, non va mai contro quello che è il fine e il bene della Chiesa. Il fine e il bene della Chiesa, che assicura quindi che la rivelazione sia proposta integralmente e fedelmente ai fedeli perché possano compiere l'atto di fede, che i sacramenti siano amministrati in tutta la santità e la dignità, che la fede sia difesa da tutte le eresie, eccetera, eccetera, tutto questo è stato assicurato da tutti i pontefici che sono tali, nessuno escluso. Poi in questo c'è un più o un meno, ma tutti lo assicurano perché è Cristo che è il capo della Chiesa, che governa la Chiesa assieme a loro, loro come strumento, come vicario, e assieme a me, io sono con voi. Tutto questo è assicurato. L'essenziale. Chiunque sia il pontefice, qualunque sia il suo nome. Ecco. Poi nelle scelte concrete e pratiche, nelle intenzioni personali, eccetera, eccetera, allora ci sono enormi diversità e queste sono vere. Allora facendo il peso dell'uno e dell'altro si può arrivare a trovare, diciamo, un punto in cui si concorda, in cui si è d'accordo, per cui però anche lì se si parla di un po', cioè, quando si vede qualcosa che a nostro umile e modesto parere può, lo storico può fare una critica, ebbene come dire, deve essere sempre con rispetto dovuto alla persona e alla funzione, questo sempre. Ma per i pontefici più antichi, per esempio nella bellissima storia dei papi di Pastor, però chiaramente Paolo IV non è visto molto bene. Io che non sono pastore, sono molto più ignorante, se l'avessi scritto avrei fatto tutto il contrario, l'avrei presentato in maniera diversa, anche lì le opinioni sono opinioni. Ecco. Ce ne andiamo. Bene, basta, complimenti, grazie a tutti. Grazie alla pazienza. Allora ci sarebbe continuato. Due domande però a cena. Certo. A bocca piena, a bocca piena. Grazie a chi ci ha ospitato. Sa questa gente. Senti, però messa su YouTube. Ah, sì. Adesso c'è uno più tecnico di me. Vediamo. Domandalo a questo ragazzo. Sì. Manello.